anche voi, in fondo ce la giochiamo in casa, quindi vi ringrazio di essere venuti. È questa una sessione che ha delle caratteristiche, come dire, un po' anomale rispetto al microfono. Io ce l'ho acceso. Adesso? Un po' meglio? Sì, dicevo che è una sezione che ha un po' caratteristiche anomale rispetto al resto del convegno, o quantomeno al resto delle sessioni parallele. Nasce in modo un po' singolare il contenuto, il tema di questa sessione. Non so se nasce per residuo, o nasce per differenza, o nasce per velleità, in qualche modo, all'interno dei discorsi fatti per lungo tempo da parte della commissione organizzativa, consiglio scientifico. Nel senso che, mentre era piuttosto semplice individuare le tematiche delle altre sessioni parallele, così come della principale, rimaneva un po' sullo sfondo un tema fastidioso, un tema poco masticabile e al tempo stesso un tema, come dire, ritenuto necessario. C'è chi parla di atteggiamento quasi religioso nei confronti di queste tematiche, che era quello della valutazione. Si parlava addirittura all'inizio di valutazione di impatto, che è un termine che la politica ha più volte sfiorato, quasi mai in qualche modo colto nel segno, ma per la difficoltà stessa di impegnarsi in un'attività di valutazione, ma che rispetto alla tematica del non profit creava delle salivazioni molto particolari, molto interessanti, però con caratteristiche difficilmente percorribili dal punto di vista concreto, per motivi diversi. Un motivo è che il non profit è ancora in una situazione magmatica. Se vi leggete l'ultimo libro di Giovanni Moro, il quale mi darà qualcosa per questa citazione alla fine della giornata, vi rendete conto di come il campo sia complesso, sia contorto, sia definito su basi che non rendono conto, e ce ne parlerà Couture nella sua relazione, non rendono conto della specificità del settore, perché creano un nucleo magmatico che in qualche modo si porta appresso moltissime cose. Stamattina abbiamo avuto delle prove concrete, no? di quanta roba c'è dentro questo censimento del non profit. Tutte cose che naturalmente da un lato, ripeto, fanno un po' giuggiolare il ricercatore, perché trova occasione, diciamo, di approfondimenti e di analisi specifiche. Dall'altra, però, è indubbio che richiedono una sistemazione, richiedono una messa a punto. E quando poi l'analiticità si moltiplica, come stamane abbiamo visto, entra in campo un'esigenza di sintesi senza la quale rischiamo di non capire. E qui la sintesi è importante, è fondamentale, perché il terzo settore, che è terzo, ricordo, diceva sempre Ardigò, tra il mercato e lo Stato, che in qualche modo lo schiacciano e lo residuano pure, cioè lo mettono pure un po' in condizione un po' marginale, in realtà poi è un pezzo di un quadrilatero composto da quattro vertici, perché nel momento in cui si tratta di distribuire o creare benessere, o rispondere ai bisogni, questa risposta deriva da quattro filoni. Un filone che è quello pubblico, che però prevede che ci sia una società organizzata in uno Stato, il che avviene tardivamente nel corso della storia. Un filone che è il mercato, il quale è molto prima dello Stato, sicuramente come organizzazione pubblica, collettiva. Quindi il mercato significa il settore for profit, il settore nel quale puoi comprare la prestazione. Poi c'è sicuramente la comunità sociale, la società civile, qui poi i termini e le terminologie si sprecano, altro indicatore della complessità del settore, perché quando non hai una parola per dire una cosa vuol dire o che quella cosa è informe, o che quella cosa non esiste, o che non hai fatto abbastanza per definirla. E quindi società civile, terzo settore, se volete, fra mercato e Stato. Ma poi c'è un'altra componente, che stamattina, per esempio, non ho sentito, è la famiglia. Che
che in alcuni regimi o sistemi o modelli di welfare, ed è il caso italiano, è addirittura predominante. Cioè lì c'è stato proprio un travaso di responsabilità verso le strutture familiari ristrette o allargate che siano, e la struttura di parentela. Sta persino nel codice civile questa responsabilità. Allora, qui siamo di fronte ad una, come dire, ad una configurazione complessa nella quale si tratta di capire quali sono le divisioni delle responsabilità fra queste istituzioni. Chi fa che cosa? Quando? Per quanto tempo? C'era una bella formula di Richard Titmus, che è colui il quale è alla base forse della riflessione sul sistema di welfare all'epoca di Beveridge, il quale parlava della regola del tertium non datur, dove i due canali fondamentali attraverso i quali si soddisfano i bisogni sono la famiglia e il mercato. La famiglia che interviene subito per ragioni di solidarietà immediata, che non guarda certamente la posizione del soggetto, ma guarda la relazione con il soggetto. E poi il mercato, perché puoi comprare fuori quello che non riesci a avere dentro. Ma questi canali agiscono talvolta in modo debole, o perché la famiglia non c'è, o perché non funziona, o perché il mercato, al mercato non ci puoi arrivare, perché non hai mezzi per arrivarci. E in quel caso ecco il tertium, dove il tertium sarebbe appunto lo Stato, che però interviene temporaneamente e solo a condizione che gli altri canali non funzionino. E poi c'è appunto questo terzo incomodo, che è la società civile e il terzo settore, che di volta in volta interviene in appoggio allo Stato, perché in qualche modo ne trae servizi, ne trae responsabilità, c'è questa funzione di supplenza o talvolta di sostituzione, talvolta interviene in luogo del mercato perché si fa pagare dallo Stato e poi gratuitamente interviene sul cliente o sull'utente o su chi ha bisogno, sul cittadino. E quindi un problema che nasce da questa complessità di relazioni, io accorcio molto adesso perché voglio dare la parola a Massimo Lori, che terrà la relazione introduttiva che abbiamo preparato insieme, un problema che nasce è quello di valutare, che peso ha questo terzo settore. Cioè, che cosa fa il terzo settore? In che modo efficiente la fa? Qualcuno si poneva i problemi in un libro pubblicato dal CSS a cura di Trivellato e Martini, si poneva il problema: sono soldi spesi bene? Cioè dire, spendiamo bene i soldi che diamo al terzo settore affinché faccia una politica? Allora questa questione dell'impatto diventa veramente drammaticamente importante, specie poi in un paese come l'Italia, che a un certo momento, e sto pensando alla legge quadro di riforma, che poi ha fatto la fine che ha fatto, dei servizi e delle istituzioni, a un certo momento l'ultima spiaggia sembra diventata proprio il terzo settore. Cioè si fa affidamento di fronte ad uno Stato che non ce la fa. Ricordo, era un'espressione questa retorica che usava spesso Achille Artigò: lo Stato non ce la fa più. O a un mercato che diventa troppo esigente, troppo costoso, si pone il problema, o una famiglia che ha dato segni di debolezza progressivi, si pone il problema di trovare un attore collettivo in grado di intervenire, di farsi carico di queste esigenze. Quindi ecco come la legge del 2001 punta molto, insiste molto sulla solidarietà collettiva, sul terzo settore, sul volontariato organizzato. Ma questa è una responsabilità tremenda che viene data. E poi, per essere brevi, arriva la crisi. E la crisi in qualche modo mette in questione la capacità di questo settore di svolgere il ruolo al quale in qualche modo era stato chiamato. E quindi le cose diventano complesse. E quindi ecco il bisogno di attenzione verso il terzo settore. Ecco il bisogno di fare un tagliando al terzo settore per vedere cosa va, cosa non va,
cosa va cambiato e cosa va mantenuto, specie in un momento in cui la porosità tra questi quattro vertici, famiglia, Stato, mercato e terzo settore, è diventata massima. Cioè diventa difficile, e stamattina si è visto nelle relazioni, diventa difficile tracciare una netta linea di confine. Allora, questo è bene, questo è male, non lo so sinceramente, occorrerebbe tempo per pensarci, ma certamente è un fatto che questa linea di confine si è fatta porosa in alcuni casi, cioè non ci sono più sbarre, si passa da una parte all'altra, ci sono convergenze di interventi, questo complica l'eventuale ricerca di una definizione del terzo settore, e qui ne sentiremo parecchie. Ma io chiudo facendo solamente un appuntino. Noi ci siamo poi rifiutati di parlare di impatto, perché parlare di impatto è complicato, intanto ti metti in competizione con un'analisi economica, costi-benefici o quant'altro, o controfattuale, che è comunque anch'essa complicata. Ma parlare di impatto nel terzo settore è un compito maledettamente complicato che noi non ce la siamo sentiti di affrontare. Tanto è vero che nessuno poi lo fa, anche a livello internazionale. Ci sono riflessioni su questo, ma non, come dire, ricerche e indagini. Abbiamo ripiegato, e qui trovate una spiegazione dovuta, credo, del titolo della sessione, su un termine che apparentemente può sembrare la stessa cosa, ma non lo è, ed è quello di valore aggiunto, che ha due caratteristiche. Primo, fa riferimento, richiama esplicitamente il termine valore, cioè c'è un giudizio di valore sotto. È come se noi dicessimo l'intervento del terzo settore è un intervento che vale, cioè ha significato. La stessa cosa non la trovate nell'impatto. L'impatto può essere positivo, ma può essere anche negativo. Poi da quale punto di vista? Risparmi risorse? Licenzi persone? Qual è l'impatto di un intervento economico? Mentre qui invece noi diciamo no, il terzo settore ha un valore in sé, anche se poi, ripeto, va pulito da incrostazioni che in qualche modo si sono addensate nel corso del tempo. E l'altro elemento fondamentale è appunto che è un aggiunto, è qualcosa che si aggiunge, non è qualcosa che in qualche modo può esistere da sola, perché qui ribadiamo un'altra volta la risposta ai bisogni, la soddisfazione dei bisogni, la costruzione e la creazione del benessere, del welfare di un paese, non è un'operazione che può essere condotta da una polarità senza le altre. Quando questo accade, siamo di fronte ad una crisi irreversibile probabilmente. Quindi occorre che ci sia la convergenza di queste sfere istituzionali, lo Stato, il mercato, la famiglia, il terzo settore. Allora, tra queste cose possibili che erano reperibili in questo vaso di Pandora, in questo cappello da prestigiatore, abbiamo preferito in qualche modo dare importanza a tre. Una è la coesione sociale, che è un po' strumentale rispetto alle altre, perché ci serve, Cotturio dirà molto bene, ci serve per fare pulizia, per capire di cosa stiamo parlando, quali sono i termini della questione. Le altre due sono più questioni sostantive, perché ci è parso importante leggere il contributo, se volete il valore aggiunto, del terzo settore rispetto a due dimensioni fondamentali. Uno, la dimensione di genere, perché capire il terzo settore cosa fa rispetto all'altra metà del cielo mi pare che sia fondamentale, e l'altro il territorio, perché se c'è una caratteristica del nostro paese è la divisione territoriale fra il nord e il sud. Allora io do subito la parola a Massimo Lori, il quale espone le difficoltà che abbiamo incontrato nella come dire, preparazione di questa sessione di lavoro. Grazie. Prego. Grazie professore. Innanzitutto vorrei condividere il mio stato d'animo, in quanto abbiamo lavorato duramente per questo censimento insieme ai miei colleghi che sono qui in sala, e quindi sono felice che questa giornata possa essere finalizzata in qualche maniera a valorizzare i dati e il nostro lavoro. In merito dei dati vorrei dire che adesso sono disponibili sul data warehouse dell'Istat
nel sito i.stat. Quindi i dati che sono stati presentati questa mattina nelle sessioni plenarie, anche quelli di oggi, sono ormai diffusi, distribuiti, e rappresentano grossa parte del questionario che è di rilevazione. Veniamo all'oggetto della relazione. Come ha introdotto il suo stile brillante il professor Sgritta, l'oggetto della sessione è il valore aggiunto del non profit alla società italiana. Va fatto un passo indietro in qualche maniera. Il valore aggiunto del non profit può essere visto soltanto in relazione all'azione degli altri attori istituzionali, ovvero l'azione di erogazione di beni e servizi della famiglia, dello Stato e del mercato. A partire dalle configurazioni istituzionali che si stabiliscono fra questi attori, cambia o meno il benessere, il tenore di vita di una società. All'interno della Social Division of Welfare si è soliti indicare diversi modelli che si sono affermati in Europa. Un primo modello, le slide non riesco. L'avevo vista. Okay. Quindi, facendo riferimento alla letteratura sulla Social Division of Welfare, abbiamo un primo modello, quello che in qualche maniera si è diffuso nel nord Europa, nei paesi scandinavi, può essere riassunto nello slogan Welfare and Work Through the State, in cui il benessere dei cittadini è sostanzialmente garantito dall'attore pubblico, che attraverso le politiche garantisce, seguendo un principio universalistico, il benessere dei cittadini, la cura dei cittadini, attraverso appunto politiche che tendono a demercificare, a defamiliare il benessere. Quindi non dipende né da quanto si ha nel portafoglio, né dalla famiglia di appartenenza. In qualche maniera il benessere dell'individuo non è certo casuale, ma è stabilito dallo Stato. L'altro modello che ha in qualche maniera caratterizzato i paesi continentali dell'Europa, ovvero Francia, Germania, Olanda e Austria, è quello che va sotto lo slogan, sotto la formula Welfare through Work and Family. Sostanzialmente, attraverso sistemi assicurativi pubblici, speculari alla condizione che l'individuo occupa nel mercato del lavoro, a seconda quindi della centralità o meno all'interno del mercato del lavoro, si ha diritto o meno a un determinato livello di prestazioni sociali. Quindi è un welfare sostanzialmente corporativo che segue anche delle politiche sostanzialmente sussidiarie, quindi dove non arriva l'assicurazione sociale speculare alla condizione occupazionale, interviene la famiglia. Il terzo tipo di welfare che viene rintracciato nella letteratura e che ci riguarda più da vicino è quello che caratterizza i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, più il Portogallo, i cosiddetti PIGS, ovvero un welfare sostanzialmente centrato sulla famiglia e in secondo ordine, in primo ordine anzi, sul lavoro non retribuito delle donne. Infine, con occhio all'oltreoceano, c'è il welfare che sostanzialmente è centrato sul mercato, mentre lo Stato ha sostanzialmente un ruolo residuale, interviene soltanto dopo una prova dei mezzi su situazioni, a correggere situazioni di particolare disagio, è quello che è sintetizzato dalla formula Welfare through Work, ed riguarda principalmente, nel caso dell'Europa, la Gran Bretagna, i paesi oltreoceano come Canada, Australia e Stati Uniti. Questa tipizzazione tradizionale della presa in rassegna dei principali modelli di welfare lascia in qualche maniera un escluso, il non profit. Finora la letteratura che si è occupata quindi della modellizzazione dei modelli di welfare non ha considerato il ruolo e il contributo che le organizzazioni di terzo settore offrono alla società. Ciò può essere ricondotto principalmente a un primo motivo, che gli attori Stato, famiglia e mercato sono quelli che fanno la differenza. Dove non c'è lo Stato vi è un tendenziale abbassamento del tenore di vita dei cittadini, ma anche perché il non profit, fra virgolette, sembrerebbe essere stato scoperto negli ultimi anni, diciamo un fenomeno emergente degli ultimi decenni, a partire grosso modo degli anni 70, come sostiene Annaier, quando sullo sfondo della crisi del welfare i decisori pubblici hanno in qualche maniera elaborato nuove strategie per la fuoriuscita dall'impasse finanziaria dello stato del benessere. Negli ultimi anni lo sfondo è abbastanza cambiato, nel senso che se guardiamo l'Italia, negli ultimi due decenni vi è stata un'intensificazione della normativa sul settore non profit a partire dai primi anni degli anni 90 e così via dicendo. E allo stesso modo, oltre alla normativa, è stata anche una forte e accesa produzione della pubblicistica in merito, degli studi di politica sociale, di sociologia e così via.
Ma nonostante ciò, nonostante la crescente attenzione, delle vere analisi, sia con taglio fondato dal punto di vista empirico che teorico, languono. Nonostante questo, ci sia quasi un mito razionalizzato rispetto alla necessità di misurare la performance dei soggetti economici. Nonostante ciò, gli studi sono ancora carenti su questo fronte. Paul Di Maggio, in merito a queste difficoltà di valutare e quantificare quale sia il contributo che il terzo settore offre alla società, ha indicato fondamentalmente quattro problemi da affrontare. Il primo riguarda l'assenza di modelli causali, quindi modelli teorici in grado di mettere in connessione in maniera matematica, in forma matematica, i mezzi con i fini, quindi come sostanzialmente le organizzazioni di non profit raggiungono gli obiettivi che si prefissano. L'altro modello e l'altro problema è essenzialmente legato alla mancanza di informazioni in merito a come opera un'organizzazione non profit, che nelle slide trovate come l'assenza di incentivi politici affinché queste organizzazioni diffondano informazioni sul loro operato, sui loro fini e sui processi che portano a determinati fini. Sono sostanzialmente disincentivate a fare questo per due ragioni. Sono caratterizzate queste organizzazioni da multipurpose, cioè perseguono più fini, e dall'altra hanno più stakeholders a cui fare riferimento. Sostanzialmente, quindi, diffondere informazioni trasparenti, precise, sul loro operato in qualche maniera è rischioso, perché questo poi da un lato delegittimare sia rispetto alla constituency interna, ai stakeholders interni, alla compagine sociale, sia verso l'esterno, verso appunto l'opinione pubblica più in generale. In qualche maniera, quindi, dire chiaramente cosa si persegue e come lo si persegue potrebbe essere sconvenevole. L'altra difficoltà è effettivamente più oggettiva, nel senso che le organizzazioni non profit molto spesso sono altamente informali e quindi non sono neanche in grado di recuperare e fornire delle informazioni rispetto utili a quantificarne l'impatto sociale. E secondo poi il grado di informazione varia anche in termini qualitativi, perché ci sono alcuni settori del settore non profit che sono maggiormente in grado e per routine, ad esempio quando operano attraverso politiche che richiedono l'accreditamento o che in qualche maniera chiedono certificazioni di qualità, in alcuni casi quindi sono predisposte a raccogliere una serie di dati sul loro operato, in altri casi sono talmente informali che non possono in qualche maniera esporre attraverso una ricontazione sociale ciò che fanno. Infine c'è anche il problema delle misurazioni, di misurazione delle prestazioni. Sostanzialmente organizzazioni non profit sono organizzazioni non market, che non vendono servizi sul mercato, e il fatto che non ci sia un prezzo in qualche maniera che pesi le prestazioni rende tutto ciò molto più difficile quando si tratta di valutarne il valore aggiunto. Nonostante le difficoltà, solitamente tutti gli studiosi convergono a una conclusione comune, che è comunque sia auspicabile che questo sforzo da parte dei ricercatori e degli studiosi, ma anche appunto dei decisori pubblici, avvenga innanzitutto perché questo consente di ampliare il dibattito su ciò che debba essere perseguito dalle istituzioni non profit. Mi viene in mente l'intervento di Barbieri di questa mattina, che parlava di una politica industriale per il terzo settore, in qualche maniera quindi discorrere di quali debbano essere, quale sia l'impatto del terzo settore in via derivata, può essere anche un input per poi parlare di effettivamente quale debba essere il suo ruolo societario. Nonostante dei limiti in qualche maniera più oggettivi, vi è anche una questione che potrebbe di prima acchito apparire problematica, cioè quella della definizione. Ma è vero tutt'altro. Come già il professor Sgritta introduceva, effettivamente il concetto di non profit, di terzo settore, sono concetti piuttosto astratti. Se io faccio riferimento alla definizione che abbiamo utilizzato nel censimento del non profit, quella che si rifà ai conti nazionali, e definisce un'istituzione non profit un soggetto economico che produce beni e servizi senza la distribuzione degli utili. Definizione che ha il pregio di essere a maglie larghe, quindi prende nel mucchio, ma in qualche maniera necessita poi di ulteriori categorie euristiche per discriminare e segmentare il mondo del non profit. Quindi il non profit sostanzialmente è un concetto spugna che prende molto, ma di questo molto c'è bisogno di segmentare e chiarificare. L'altro problema segnalato è quello per definire i confini del non profit, è sicuramente quello della sovrabbondanza di definizioni, se non lo trovano tantissime. Ogni definizione punta l'accento su alcune dimensioni particolari del settore non profit,
Ma ciò che alla fine ne consegue è che, anche forse anche in questa relazione, non profit e terzo settore vengono utilizzati in maniera spregiudicata, non si arriva mai a una definizione più puntuale. In qualche maniera c'è una sorta di interscambiabilità delle definizioni che non porta certo a una chiarezza poi definitoria e di analisi e osservazione del fenomeno. Gli altri aspetti da menzionare sono sicuramente il fatto che la stessa definizione di non profit è una locuzione che ha una connotazione economicistica in qualche maniera, proprio perché, dicevo prima, la definizione a cui abbiamo fatto riferimento per il censimento è di un'entità economica che produce beni e servizi, e quindi per il non profit il discorso di produrre beni e servizi non è sempre un concetto che è sempre adattabile. Infine, vi è un processo più di lungo corso in qualche maniera. Effettivamente ci sono ormai delle organizzazioni ibride a causa di processi isomorfici e delle ormai strette interdipendenze che ci sono fra non profit, Stato e mercato. Effettivamente può apparire anche sterile una distinzione così netta fra, appunto, fra non profit, non profit, mercato e Stato. Non c'è soltanto comunque ad ostacolare una valutazione in termini di valore aggiunto del non profit, un discorso legato alla definizione, ma c'è anche un discorso legato ai limiti della teoria, almeno per quelle che sono emerse fino a questo momento. Innanzitutto questo campo, il campo teorico, è egemonizzato dalle teorie economiche. In primis, giusto per far riferimento alle principali, c'è la teoria del mercato, la teoria del fallimento del mercato, la teoria del fallimento dello Stato, che danno un ruolo compensativo al settore non profit, dove in qualche maniera non riescono mercato e Stato a produrre beni e servizi. La spiegazione della diffusione del settore non profit viene vista in questi termini. Dal punto di vista, ma sostanzialmente, se in qualche maniera al settore non profit le teorie economiche riconoscono un'azione compensativa, lasciano fuori in chiave esplicativa tutta una serie di fattori come il ruolo delle politiche, il valore delle culture organizzative, i valori e l'ideologia. Quindi tengono a spiegare, a dare una rappresentazione del fenomeno piuttosto deterministica e iposocializzata. Più cogente è invece, dal punto di vista sociologico, il problema della valutazione dell'impatto economico e del ruolo da dare al terzo settore, in qualche maniera. Innanzitutto perché il tratto caratteristico del settore non profit, ovvero l'assenza di distribuzione degli utili, non ha in sé per sé un grosso valore, in qualche maniera, né indica una forma di coordinamento e di allocazione delle risorse particolare, né una logica d'azione, sostanzialmente. E quindi in qualche maniera il fatto che un'organizzazione operi sotto il vincolo della non redistribuzione degli utili va vista caso per caso con un approccio contingente a seconda del campo organizzativo o dell'ambiente istituzionale in cui opera l'organizzazione. La teoria che negli ultimi anni è diventata un po' un riferimento rispetto al settore del non profit è quella elaborata da Annaier e Salamon, che seguendo l'approccio di Barrington Moore e Espen Andersen sulla diffusione dei modelli di welfare e dei modelli democratici nei paesi occidentali, cerca di ragionare e analizzare la diffusione del non profit su grandi periodi storici. Arriva a una tipizzazione di quattro modelli di diffusione del non profit, mettendoli in relazione sia il ruolo dello Stato, sia il rapporto fra Stato e società e Stato e Chiesa, e alla luce del conflitto di classe all'interno dei paesi. Se in qualche maniera questo approccio, questa teoria, introduce degli elementi analitici, come il fatto che le organizzazioni devono essere considerate proprio all'interno del reticolo sociale, delle strutture socio-economiche in cui operano, introduce il concetto di dipendenza dal sentiero, nel senso che il settore non profit è presente in una data società secondo regime, che era il regime istituzionale che era presente in quella società al tempo T-1, il limite grosso di questa teoria è che è scarsamente microfondata, in qualche maniera. Riesce a descrivere dei grossi scenari, ma sostanzialmente ci dice poco su come si diffondono e come operano le istituzioni non profit. Sostanzialmente quindi ci troviamo quindi ad affrontare problemi sia di ordine tecnico, sia di ordine teorico, ma anche definitorio rispetto a ciò che andiamo ad osservare, rispetto al campo d'osservazione. Il censimento del non profit, ce ne siamo accorti con il professore quando organizzavamo la sessione, sicuramente ha fornito dei dati non disponibili prima su questo comparto societario, ma sicuramente non dà dei grossi elementi per definire in maniera precisa e robusta il valore aggiunto del settore non profit.
Quindi, guardando al futuro, guardando al censimento continuo che riguarderà anche il settore non profit, ci siamo chiesti quali potrebbero essere le direzioni per rivedere i quesiti del questionario e quali dimensioni approfondire di più rispetto alle organizzazioni non profit. Abbiamo individuato grossomodo tre aree. Sicuramente la prima area è quella di individuare dei quesiti che rendano più realistica la rappresentazione di ciò che fanno sul terreno economico le istituzioni non profit. In questo senso mi riferisco al fatto che le istituzioni non profit non vendono servizi sul mercato, quindi in qualche maniera calcolare il valore aggiunto in termini economici diventa difficile, al limite si potrebbe calcolare tenendo da conto i costi di produzione. Nel caso del non profit la maggior parte delle risorse umane impiegate non sono retribuite, mi riferisco a volontari, religiosi, giovani del servizio civile che in questo caso fuoriuscirebbero dalla funzione di produzione e quindi sostanzialmente va rivisto il concetto di valore aggiunto per le organizzazioni non profit qualora gli si voglia dare un peso economico. L'altro aspetto da approfondire è sicuramente il fatto che gli output, i servizi, le attività offerte dal settore non profit vanno in qualche maniera quantificate e messe in relazione rispetto ai beneficiari. In questo caso già esistono delle esperienze in tal senso, ad esempio c'è l'Urban Institute che ha redatto un framework per misurare rispetto ai vari settori dell'esempio degli indicatori di performance rispetto alle diverse tipologie di utente beneficiario delle attività, oppure anche il progetto Civicus che ha come uno degli obiettivi quello di misurare l'impatto sociale della società civile sulle società nazionali. Infine, l'altro aspetto, visto che il terzo settore è solitamente considerato il principale produttore all'interno della nostra società di capitale sociale, sicuramente andrebbe approfondita all'interno di un modello di rilevazione la parte che ci consente di studiare il tipo di relazione che si instaurano tra i diversi stakeholder, quindi se ci sono relazioni di tipo bonding, quindi più di tipo mutualistico tra la compagine associativa, oppure bridging, nel senso che l'associazione costruisce dei ponti di relazione tra soggetti diversi. Tuttavia, anche seguendo l'invito che viene dal Comitato Economico Sociale, un organo consultivo della Comunità Europea, sarebbe in questa direzione, qualora si volesse appunto misurare l'impatto sociale del settore non profit, procedere anche verso metodologie non necessariamente quantitative che poggiano quindi su dati statistici, ma anche utilizzare metodi comparativi o basati sulla narrazione, in qualche maniera per avere una rappresentazione a 360 gradi di ciò che fanno e offrono e come contribuiscono alla società le istituzioni non profit. E qui concludo. Grazie Massimo Lori. Io lo ringrazio anche per questa ultima chiusura che a me pare molto interessante. Mi rendo conto che è un po', come dire, imbarazzante parlare di queste cose in casa Istat. Ma in fondo l'Istat però, al di là di quella che è la versione, come dire, di facciata, si è mossa su questo fronte da parecchio tempo. Ma a me pare interessante questo recupero accanto all'analisi quantitativa di cui il censimento è l'espressione, se volete, massima, apicale, anche di analisi qualitative, perché alcuni dei problemi che solleva la letteratura più recente sulla definizione, su ciò che c'è dentro a questo settore non profit, non si possono assolutamente risolvere sul piano soltanto quantitativo. Una volta quindi costruita la cornice quantitativa attraverso strumenti di statistica aggregate, secondo me l'idea di affiancare processi narrativi, comunque qualitativi, comunque puntuali, di indagine su singoli settori, a mio parere è un elemento di completezza che va assolutamente, come dire, tenuto in considerazione. Quindi grazie per questo. Allora, procediamo un po' dando uno sfogo logico alle premesse buttate giù da me prima e adesso meglio da Massimo Lori. E io darei la parola a Giuseppe Cotturri, che insegna alla Università della Aldo Moro di Bari, il quale insegna sociologia politica e sociologia del diritto, adesso in pensione, ma in ogni caso
è ancora attivo da poco, il quale ci tiene una relazione proprio definitoria, cioè lui lavora proprio sui concetti, dopodiché li aggancia naturalmente anche ai dati del censimento, cominciando a distinguere tra coesione sociale e solidarietà, che non sono necessariamente la stessa cosa, ma soprattutto lavorando, tirando fuori dal cappello delle interessanti riflessioni, a partire da una domanda che Cittadinanza Attiva, con la sua anche opera, introdusse nel censimento, la domanda 27, la quale appunto faceva riferimento a caratteristiche secondo la visione di Cittadinanza Attiva essenziali per poter cogliere il proprio del non profit e per poterlo distinguere dalle attività compiute dalle altre organizzazioni che rientrano nello stesso calderone ma che svolgono attività che decampano da questo ambito più ristretto. A te la parola quindi e grazie. Grazie a voi dell'opportunità. Molte cose sono state dette, quindi posso andare rapidamente ai punti che voglio sottoporre alla vostra attenzione. Le cose dette riguardano la difficoltà di muoversi rispetto a queste domande e in particolare a maneggiare definizioni che sono le più varie e che poi portano anche a selezionare i dati in modo diverso. Io ho inteso il rapporto tra solidarietà e coesione nei termini un po' generici ma abbastanza chiari con cui sono utilizzati in documenti europei o anche nel quarto ormai rapporto sulla coesione sociale dell'Istat. Coesione è un risultato. Non abbiamo indicatori per misurarla, ma siamo sicuri che una pluralità di fattori concorrono a produrla e rafforzarla. Sicuramente le pratiche di solidarietà, siano esse di iniziativa pubblica, politiche pubbliche per, o siano attività del non profit, hanno una rilevanza rispetto al risultato di coesione. Però qui c'è già il primo problema: non sono tutte uguali le attività degli enti non profit. Rispetto al tema della solidarietà e dell'effetto di coesione hanno diverse caratteristiche. La domanda 27 è la prima volta che è inserita in un censimento, la prima volta non solo in Italia, lo accettò allora presidente dell'Istat Giovannini, ma in Europa non ci sono dati comparabili, spostano il terreno della verifica dalle caratteristiche di autodefinizione e di organizzazione delle istituzioni non profit a una qualche individuazione delle finalità sociali, quindi delle attività, dei risultati delle attività. La domanda relativa al numero 27 dice infatti se le istituzioni di cui parliamo si sono mai occupate, vedete qui nel grafico, di promozione e tutela dei diritti, sostegno e supporto di soggetti deboli, cura dei beni collettivi. Sono tre finalità di valore generale, corrispondono ad altrettanti interessi generali della società e nell'insieme costituiscono, qui possiamo usare una prima definizione, quello che si può definire il civismo nel nostro paese, un grado elevato di civismo, cioè di senso di responsabilità verso alcuni caratteri generali della società in cui si vive. Non rispondono al quesito, vedete qui il numero, 143.000 errotti su 301.000, e cioè il 47% risponde, non rispondono il 52,5%. Questo già dice che la domanda è idonea a una prima forte selezione. Quasi la metà, più della metà non risponde, poco meno della metà risponde in senso positivo. Possiamo accontentarci di questo primo dato? 143.000 rispondono e si ripartiscono in quel modo lì.
Io credo che bisogna andare un po' dentro questi dati. Vedete che è possibile disaggregare le 143.000 risposte in risposte di enti che hanno una sola mission. 35.000, cioè il 25%, si occupano dei diritti, 45.000 e più, 31%, si occupano della tutela dei soggetti deboli, 17.900, 18.000, praticamente un 12%, si occupano solo di beni collettivi. Però c'è una porzione rilevante, il 44% di questo universo, che fa due o tre mission, e qui sono indicate. La ripartizione indica solo un dato, lo riprenderò più avanti, che in particolare la mission relativa al sostegno dei soggetti deboli è la più rilevante, ma sommando quella che è mission unica a tutte le altre in cui questa mission è accoppiata con la prima, con la terza o con tutte e tre, beh, questa è largamente la mission determinante, più rilevante nel campo delle tre così individuate. Questo ha una sua rilevanza, lo vedremo meglio. Qui è solo uno spaccato di uno dei settori che peraltro, a proposito dei suggerimenti all'Istat, considerando che si tratta del 65% dell'intero universo, mettere insieme le attività culturali, sportive, ricreative non serve molto, non serve a capire in profondità, perché poi prendendo le attività che effettivamente si svolgono si vedono cose differenti. Comunque, mantenendoci al dato, una parte rilevante, largamente rilevante, il 67,2%, non dà risposta e il resto, 32,8%, si ripartisce tra una, due, tre o tutte e tre le mission. Il primo dato che vorrei fissare è questo: quella parte in azzurro della torta indica, diciamo, attività socialmente utili, apprezzate, sono anche sostenute, vedremo meglio, ma tuttavia non realizzano più che il bisogno di socialità, dello stare insieme, del fare attività sportiva, spettacolo, consumo di beni culturali o sportivi, non fornisce specifici servizi a sostegno di quelle mission o attività indirizzate a quelle mission né ai soci né ai soggetti esterni. È una prima aggregazione significativa. Io ho dato un nome a quest'area: socialità. Non è un grande nome, ma è quello che esprime di più. È un fenomeno quindi socialmente rilevante, si muove nello spazio dell'articolo 18 della Costituzione, libertà di associazione, e la pluralità di forme assicura che viviamo in un sistema democratico pluralistico. I vari bisogni si articolano. La domanda di cui al punto 7.4 del questionario consente di fare un'ulteriore distinzione. Se voi vedete, sono ripartiti le 143.000 istituzioni non profit che si dichiarano impegnate nelle varie mission, sono ripartite in base al fatto che riservino la loro attività solo ai soci, prima colonna. E sono tante, quasi 40.000 su 143.000. Poi quelli che sono aperte ma che sono soci e soggetti esterni, e quelli addirittura che riguardano soltanto i soggetti esterni. Questa distinzione, poi volendo si possono approfondire all'interno dei settori, quelle che sono più chiuse. Sottolineo per esempio il fatto che l'attività, terz'ultima riga, delle relazioni sindacali e rappresentanza di interesse, come c'è da aspettarsi, è largamente riservata ai solo soci, 7.000 su 12.000, più della metà. Però vi sono casi di apertura. Può essere avanzato un dubbio anche sulla rilevanza
di queste domande rispetto alle attività dirette all'attività religiosa di culto. È ovvio che sono dirette ai credenti, però le risposte, e anche in questo caso, ci dicono che un'attività generale di tutela del diritto alla pratica di culto e di libertà nell'esercizio di queste sono rivolte anche a soggetti esterni. E quindi utilizzo questa ripartizione per arrivare a una proposta di adozione di definizioni molto precise in base alla entità che poi emerge. Ho già chiamato l'area della non risposta come attività di socialità. Il resto, trattandosi di settori che applicano una o due o tre di quelle mission, può essere identificato come settore della solidarietà. Ma la solidarietà, attività inclusiva, ha gradi diversi. C'è quella che include il sostegno ai soci, si limita, e quella aperta con finalità, diciamo, universalistiche. Ecco, quelle dirette soltanto ai soci, la fetta verde della torta, e il 13%, sono quasi 40.000, l'abbiamo già constatata. Io proporrei di chiamarla solidarietà mutualistica. Questa mattina è stata usata da Mancini questa definizione, mettendo in contrapposizione il mutualismo con le attività di pubblico interesse. A me non convince questa contrapposizione, perché sono di pubblico interesse tutte. Quelle dirette al mutualismo tra soci hanno una loro corposità e evidenza, ma quelle che aprono l'attività solidaristica alle persone come tale, a tutti coloro che sono in condizioni di bisogno, di mancata tutela dei diritti, di partecipazione al godimento e cura dei beni comuni, evidentemente è un grado più alto di solidarietà. Io la chiamo cittadinanza attiva, intendendo proprio questo essere collegati ai temi del civismo. È la forma più alta di solidarietà che nel nostro. Perché è rilevante questa individuazione rispetto al tema che mi è stato assegnato? Perché mentre le caratteristiche della socialità o del mutualismo dicono qualcosa delle attività tra soci, le caratteristiche del civismo dicono qualcosa dei caratteri generali di società che vengono preservati da queste attività. Eguaglianza nei diritti e rispetto della dignità di ogni persona. Sostegno dei più deboli in conformità all'articolo 3 della Costituzione, che impone come compito generale della Repubblica, ma in quella Repubblica ci sono i poteri pubblici, ma anche la responsabilità di ogni cittadino a rimuovere gli ostacoli di fatto che impediscono la crescita della persona e la partecipazione di tutti alla vita pubblica. Tutela dei beni comuni. Impedire che alcuni beni, siano essi privati o pubblici, siano esclusivi e non abbiano invece sia il carattere dell'apertura per il godimento universale di essi, sia soprattutto di cura per la salvaguardia a favore delle generazioni future. Tutela del patrimonio nazionale, tutela, eccetera. Questo è fissato dalla Costituzione. Io credo che quella fetta, non so se dire granata, amaranto, quello che sia, indica le attività più vicine, più rilevanti per l'attuazione costituzionale. Una responsabilità e un protagonismo peculiare all'interno del variegato mondo del non profit. Noi lo chiamiamo cittadinanza attiva ed è la proposta di uso. Come vedete, in questo caso non si parte dalle definizioni che ogni ente, gruppo di esperienza dà. Lì dentro ci sono forme di volontariato, forme di cooperazione sociale, forme di associazionismo, di promozione sociale. Bisogna andarci dentro, ma la caratteristica di assumere un ruolo e una responsabilità verso il farsi del progetto costituzionale è comune e va sottolineata. Direi che la stima dell'attività, volevo tornare indietro, l'avete visto. Quella? Non torna.
Allora proviamo qui. Ecco. La stima che con metodi vari avevamo tentato prima, ora una conferma da questo dato. Badate, si tratta di 103.251 organizzazioni. La stima su cui mi orientavo era un poco più intorno ai 100.000 ed era in linea con una stima che aveva fatto qualche anno fa Giovanni Moro, che è qui presente e può confermare il rispetto della sua stima. Era in 86.000 enti, però al tempo del censimento precedente, quindi era 235.000, ora l'incremento a 301.000 più o meno ci portava a quel dato. La risposta invece in termini di attività aperte dà un risultato così preciso che conferma l'ipotesi, ma consente anche di appoggiarla su dati statistici consolidati. Dirò pochissime cose e finisco perché il tempo ce lo siamo ripartito. Con le cose che dico ora riguardano quelli che io chiamo indizi, perché sono dati che fanno capire dei problemi ma non sono sufficienti ad approfondire. Indizi sulla sussidiarietà. Infatti le attività che chiamiamo di cittadinanza attiva per articolo 118 quarto comma della Costituzione hanno, come dire, diritto al sostegno pubblico, favore delle pubbliche istituzioni, se in autonomia realizzano interessi generali. Allora qui c'è da esaminare quello che riguarda il comportamento delle istituzioni pubbliche, il sostegno, il dato dell'autonomia e in qualche misura la capacità di costruire su questo una rete permanente tra pubblico, privato, privato sociale. Il sostegno pubblico sono stati ampiamente riferiti stamattina i dati sui contratti e convenzioni. In realtà si tratta di cifre molto rilevanti, 18 miliardi e oltre 600 milioni, si ripartiscono la gran parte, qui vedete solo la ripartizione percentuale tra la quota che va a la parte bassa delle colonne, a istituzioni non profit non implicate, non applicate alle mission di cui, e invece in arancione quanto va alle istituzioni non profit di mission costituzionale. Quindi il primo dato di questa tabella è che tutte le istituzioni, dall'Unione Europea alle istituzioni territoriali, all'azienda sanitaria locale, alle scuole e università, riservano una quota molto rilevante, fino al 30%, a istituzioni che non corrispondono a queste finalità di mission. Detto questo, la variazione tra i vari enti è in una tabella che ho omesso per rapidità, ma insomma si va da 3.600 contratti o convenzioni dell'Unione Europea a oltre 110.000 dei comuni. Sono i comuni il 50% di tutto l'ammontare. Beh, diciamo, questa destinazione alle istituzioni con queste caratteristiche pone alcuni problemi. Il più rilevante è che noi non ci rendiamo conto del fatto che l'insieme di questi contratti o convenzioni, che ammonta a 214.189, si ripartisce su 45.000 istituzioni non profit, il che vuol dire che molte di esse hanno 5, 6, 8 contratti, qualcuno nessuno, ma in media ne hanno 4 e più ognuna, la media significa qualcosa. Allora, questa capacità, diciamo, di fundraising da parte delle associazioni testimonia qualcosa circa la loro probabile capacità di salvaguardare l'autonomia di mission, procurandosi all'esterno sostegni e contratti da istituzioni diverse. Se noi misurassimo questo tema solo sull'entità degli importi corrisposti, avremmo piuttosto l'idea che un po' la domanda del censimento lascia supporre: avete svolto attività sulla base di contratti? L'idea di una committenza pubblica abbastanza stringente e
determinante nell'indirizzo. La verità è che, diciamo, anche rispetto a questa domanda occorrerebbe un dato che non abbiamo. Quanti di questi contratti nascono da bando pubblico e quindi da definizione di un obiettivo da parte dell'istituzione e partecipazione degli enti, e quanta da un progetto autonomamente presentato che sia riuscito a catturare l'attenzione dei decisori e conquistare le import. Questo non è dato approfondirlo dai dati, ma credo che questa è un'altra di quelle questioni che andrebbe inserite per capire meglio. Qui c'è un errore, la prima colonna reca un numero di istituzioni che partecipano ai proventi del 52, in realtà è solo del 36,4, quindi molto più basso. Il 36,4 di istituzioni che non danno risposta al tema delle mission si assicura il 18,2 di quelle risorse e le altre in proporzione sono invece... È evidente anche qui che il sostegno, la terza colonnina, delle attività dirette al supporto ai soggetti deboli è largamente prevalente. E se si considera che questa attività gode anche dell'ultima colonna, cioè di quel 31% di risorse destinate a chi ha più di una mission, abbiamo, diciamo, un 76-77% di risorse che gravitano sull'obiettivo sostegno ai soggetti deboli. Qui si possono formulare delle domande, io le formulo soltanto perché non ho elementi per approfondire, ma diciamo quando si tratta, e vedremo in realtà un dato sull'entità dell'investimento, quando si tratta di attività di questo tipo, ci troviamo di fronte a una politica, come diremmo tra studiosi, di empowerment dei soggetti deboli. Empowerment vuol dire eliminazione della condizione di dipendenza, progressiva emancipazione da questa sudditanza. E invece una politica di assistenza prolungata a condizioni di dipendenza che a questo punto permangono è un'altra cosa, però anche qui bisogna andare dentro i dati. Ecco, dentro i dati, questa è l'ultima tabella, che è poi solo un'osservazione finale. L'ultima tabella lo dice con grande evidenza. Badate che fino a 100.000 euro per classi di... si ripartisce, vedete l'ultima colonna sulla destra, lo 004, lo 008, lo 039... L'insieme di queste risorse, che va al 60% di enti, è una polverizzazione di meno del 2% dell'intero ammontare. Quindi questo segnala un tipo di, diciamo, politica a pioggia di vecchia maniera, ma che non solleva e non risolve i problemi che queste, che sono la maggioranza delle istituzioni. Che cosa si fa con un contratto da 5.000 euro? Che cosa si fa? Quindi la proporzione tra la classe d'entrata, il progetto o l'attività che si svolge è un problema reale. Se vedete le ultime quattro fasce, tre fasce, da 100.000 a 250.000, da 250.000 a 500.000, da 500.000 in su, capitalizzano il 98% dell'intero ammontare dei 18 miliardi. Sono grandi investimenti concentrati su una quantità di istituzioni non profit che raggiunge più o meno il 40%, che però rappresentano investimenti per servizi pesanti, evidentemente. Sicuramente un indicatore è quel 91% che da solo va ai contributi da mezzo milione di euro in su, a un numero del 16% di istituzioni. Qui bisogna andare ad approfondire, non ho gli elementi. Avevo invece una tabella un po' strana, ma che stamattina è stata anticipata come tematica dalla professoressa Rossi. Io sono molto d'accordo con la sua sottolineatura. Lì, attraverso le partnership, le intese promosse dall'istituzione o
con altre istituzioni non profit, o col pubblico o con l'impresa privata, si è strutturato un sistema di relazioni pubblico-privato, privato-sociale, di grandissimo interesse, perché parte dal basso, impegna i vari soggetti a perseguire scopi comuni. Qual è il progetto in comune? Anche lì bisogna verificare quali sono, ma è interessante che ci sia invece una modalità di realizzazione di quella che io chiamo sussidiarietà circolare. Le associazioni aiutano le istituzioni pubbliche e le istituzioni pubbliche aiutano le associazioni nel realizzare fini di interesse generale. La ripartizione numerica e anche percentuale di grande interesse. Noi abbiamo un 60.000 intese con istituzioni pubbliche, 50.000 con altre istituzioni non profit, quasi 20.000 con intese private. Questo è rilevante rispetto a quei temi già anticipati di responsabilità sociale dell'impresa, essere implicata nella sussidiarietà. È una realtà in movimento. Si tratta di 139.000, è un numero enorme. La ripartizione per mission in senso orizzontale ci dice che il 64% delle intese riguarda la politica dei diritti, il 66% delle intese riguarda l'empowerment dei soggetti deboli, il 69,5% delle intese dirette a realizzare beni collettivi gode di questa rete di relazione. Proprio l'oggetto, il bene comune, spiega questa maggiore capacità, diciamo, federativa dei soggetti rispetto all'ambiente. Beh, qui c'è un tema grande, lo diceva stamattina la collega Rossi. Beh, si tratta di attività nelle quali hanno grande rilevanza le, diciamo, organizzazioni di secondo livello, le reti di secondo livello, e si stanno specializzando strumenti di lavoro chiamati coordinamenti tematici. Ecco, tematici, qui si vede bene, con relazione con obiettivi di rilevanza costituzionale. E questo è il nuovo del terzo settore della cittadinanza attiva. Io credo che l'idea che si vada verso una infrastrutturazione sociale dei fini costituzionali può camminare sulle gambe di queste esperienze. Sto parlando di 139.000 intese che hanno stretto questi rapporti. Mi sembra da approfondire, ma anche di grande rilevanza. Molte grazie al professor Cotturi, direi essenziale la sua relazione. Non sta a me dar giudizi, però credo che sia un primo passo fondamentale verso una riflessione di sintesi, come accennavo prima. E adesso comincia, come dire, la seconda parte di questa sessione, quella più sostantiva, chiamiamola così, dove andiamo a mettere un po' le mani sul tentativo di cogliere il valore aggiunto rispetto a due dimensioni, direi fondamentali, di ogni sistema sociale. Le divisioni di genere, di cui vedremo nella relazione della collega De Rio, che insegna progettazione delle indagini sociali alla ex facoltà di statistica, ahimè, l'hanno sfasciata, e parla appunto del lavoro retribuito e lavoro volontario per e nel terzo settore. Grazie, prego. Sì, grazie. Prima di iniziare questa relazione, due ringraziamenti. Uno a chi ha organizzato il convegno e questa sessione in particolare per avermi dato l'opportunità di riflettere su questo tema. E in secondo luogo, ma non nell'ordine, a Daniela De Francesco, che è la ricercatrice Istat, che ha dato il suo preziosissimo contributo per l'elaborazione di tutti i dati che vedrete presentati in questa mia relazione. Quindi grazie Daniela per il tuo lavoro serio, professionale, veramente grazie.
E veniamo al tema. Quando mi è stato chiesto di scegliere o comunque di pensare a un tema da come dire, portare come contributo in questo convegno, non ho avuto esitazione a pensare alle tematiche di genere. Questo non solo perché fa parte dei miei interessi di ricerca, ma perché è un tema molto contraddittorio. Vi invito ad andare su un qualsiasi motore di ricerca, digitare donne e non profit e vedrete i primi titoli della prima pagina, ma anche delle successive, tutte concentrarsi su questi titoli ad effetto: donne manager ai vertici del non profit, le 50 donne del non profit italiano, fiducia e nuove risorse per la crescita del terzo settore, non profit e pari opportunità, il che ci indurrebbe immediatamente a pensare, a ritenere che effettivamente il settore del non profit sia un settore nel quale, come dire, in qualche modo scompaiano, no, quelle differenze che in realtà conosciamo sussistere nel mercato del lavoro. In realtà, se poi, e quindi questo è un po' quello che si dice, se poi invece ci addentriamo meglio, andiamo a vedere rapporti, studi un po' più specifici che con una lente di ingrandimento entrano nel tema, vediamo che poi allora sorgono i vari problemi, perché si comincia a mettere un po' in discussione il fatto che la carriera sia così agevole, quindi si parla di ostacoli, di discriminazioni, si parla di differenziali salariali, si parla di segregazione settoriale. Ed ecco quindi che il censimento Istat di questo settore non poteva che essere l'occasione migliore per fare un po' di chiarezza, di capire effettivamente come stiano le cose. E allora ecco che, diciamo, andiamo a vedere la prima tabella riassuntiva, dove il primo elemento che salta agli occhi è sicuramente il dato sul volontariato, no? Sembrerebbe appunto che il volontariato non sia effettivamente il luogo nel quale si esplica maggiormente la partecipazione femminile. Ovviamente attenzione ai dati sul volontariato, perché voi sapete che il censimento rileva dati aggregati, per cui non rileva la multi, no, presenza delle persone, uomini o donne che siano, nelle varie organizzazioni, quindi sicuramente il dato è sovrastimato, però sicuramente è un punto di riferimento importante. Sappiamo che la multipresenza è un dato oggettivamente rilevato, spesso le persone non partecipano volontariamente solo ad una organizzazione, ma a diverse. Comunque, fermo restando questo, come vedete i rapporti donne e uomini sono sempre in qualche modo a svantaggio delle donne, sono più presenti gli uomini rispetto alle donne nel volontariato, ma questo non significa, attenzione, che il volontariato delle donne non sia di qualità. E lo andiamo a vedere in questa slide, dove vediamo evidenziati, vedete, i settori delle torte evidenziati sono quelli nei quali è maggiore la presenza delle donne rispetto agli uomini. E vediamo che le donne più spesso degli uomini sono laureate, per esempio, il 23,4 contro il 18,7 degli uomini. Guardate caso, si collocano nelle fasce giovanili, dai 18 fino ai 29 anni, mentre per gli uomini vale il contrario, sono più presenti nella fascia adulta ed anziana. Ovviamente non mi soffermo a spiegarne le ragioni, perché sono abbastanza evidenti, chi è qui le sicuramente le intende. E guardiamo anche all'occupazione. Come vedete, nelle altre condizioni le donne superano gli uomini, ma non certo nell'occupazione. I volontari uomini occupati sono il 59% contro il 49% delle donne, 10 punti percentuali di differenza. Bene, quindi comunque abbiamo visto che il volontariato delle donne è comunque un volontariato di qualità. Torniamo alla slide precedente e vediamo invece dov'è che le donne sono di gran lunga superiori agli uomini come presenza nel non profit, nel lavoro retribuito. Vedete, il rapporto è sui, diciamo, i lavoratori retribuiti di 2 a 1, sono 636.000 le donne su un totale di 952.000. E vedete bene che questo vale sia per i dipendenti, ma soprattutto in qualsiasi altra forma contrattuale. Qualsiasi forma contrattuale di lavoro retribuito noi andiamo ad osservare, le donne sono di gran lunga superiori agli uomini, sfiorando appunto il rapporto 3 a 1. Lo vedete nei contratti permanenti, a termine, a tempo pieno, e guardate poi il dato sul part-time. Addirittura superiamo il rapporto di 4 a 1, 4 donne ogni uomo.
Questo ad indicare che il non profit è sicuramente un settore che consente una certa flessibilità. Avere il part-time sicuramente agevola l'occupazione femminile. Vediamo anche che tra i lavoratori esterni e tra i lavoratori temporanei le donne sono di gran lunga superiori agli uomini, abbastanza superiori agli uomini, e lo sono anche tra i religiosi, dove le religiose sono 26.000 sui 40.000 religiosi in totale. Quindi diciamo, da questa slide sicuramente sono, diciamo, due gli elementi essenziali che possiamo dedurre. Volontariato sicuramente non è quello che connota la presenza femminile, ma è un volontariato di qualità. Secondo, l'occupazione, il settore non profit costituisce una via preferenziale per l'occupazione femminile. Abbiamo voluto a quel punto andare a vedere dov'è, in quali istituzioni non profit sono più presenti gli uomini e in quali le donne. In particolare qui siamo andati a vedere che laddove le istituzioni non profit, vedete, lavorano solo con volontari, vedete la barra blu alta, ci sono soprattutto, in quel caso c'è una prevalenza di uomini. Dov'è che invece prevalgono le donne? Nelle istituzioni non profit solo con lavoratori retribuiti, o in quelle miste dove ci sono sia i volontari che i lavoratori retribuiti. Vi ricordo che le istituzioni a prevalenza maschile sono 171.000, quelle a prevalenza femminile sul totale sono 83.000. Andiamo avanti, abbiamo voluto approfondire e vedere, ok, le donne sicuramente lavorano nel non profit, ma dove lavorano? C'è un problema di segregazione settoriale? Beh, in qualche misura possiamo dire sicuramente di sì, direi. Perché? Perché, come vedete, sia nel volontariato che nel lavoro retribuito, le donne vanno ad inserirsi in settori molto particolari, molto specifici, che sono la cooperazione e la solidarietà internazionale, l'istruzione e la ricerca per il settore volontario. Per le lavoratrici retribuite, assistenza sociale e protezione civile, istruzione e ricerca e sanità. Dov'è che le donne sono particolarmente assenti e dove invece prevale in assoluto la presenza degli uomini? Sono l'ambiente, le attività ricreative e sportive, a cui si faceva riferimento prima, le relazioni sindacali e l'attività politica. Questi sono i quattro ambiti nei quali la partecipazione femminile è meno presente, sia a livello volontario che di lavoro retribuito. Quindi questo è un ulteriore dato al quale siamo voluti andare ancor più dentro, e quindi siamo andati a prendere i quattro settori nei quali era prevalente l'attività femminile, no? Assistenza sociale, istruzione e ricerca, sanità e cooperazione e solidarietà internazionale, e abbiamo voluto vedere la prevalenza delle tipologie contrattuali. Sulle barre voi vedete il rapporto donne e uomini, vedete che è un rapporto sempre a favore, no? Ampiamente delle donne, perché abbiamo detto che sono decisamente più numerose, e vediamo che il part-time, vedete la barra viola, il contratto part-time è quello prevalente in tutti e quattro questi settori, e vediamo che nel settore dell'assistenza sociale e della sanità a sua volta prevalgono i contratti permanenti, in quello dell'istruzione, della ricerca e della cooperazione internazionale prevalgono i contratti di tipo a termine. Una cosa che volevo ricordare era che, per quanto riguarda in particolare la cooperazione e la solidarietà internazionale, costituisce anche il settore privilegiato della partecipazione delle donne che fanno volontariato civile. Siamo andati ancora più addentro ai vari settori a vedere le specifiche attività di settore, e vedete ancora una volta nella parte alta dov'è che le donne prevalgono, vedete la prevalenza di donne nei servizi per lungo degenti, nell'istruzione primaria e secondaria, nei servizi psichiatrici ospedalieri e non ospedalieri, nei servizi di assistenza sociale, nei servizi ospedalieri generali e riabilitativi. Nello specifico vorrei dire che in tutto ciò che riguarda l'ambito sanitario è anche molto forte la presenza delle religiose, quello è un elemento che emerge. Nelle barre in basso invece, quindi andando dal basso verso l'alto, vediamo dov'è nei specifici settori di attività che prevalgono gli uomini, e ritroviamo di nuovo la protezione civile, le attività dei partiti politici, la protezione dell'ambiente, le attività sportive, ritroviamo, no, quello che ad ampi settori già vi avevo premesso in precedenza. Quindi sicuramente il discorso della segregazione settoriale è evidente.
Vediamo adesso distintamente per i volontari e per le istituzioni solo con lavoratori retribuiti ancora una volta i primi 10 servizi a prevalenza femminile e quelli a prevalenza maschile. Li abbiamo messi nell'ordine e quindi entrando nello specifico dei servizi erogati da queste istituzioni non profit, vediamo le donne, gestione di asili nido, sportelli di ascolto, assistenza domiciliare, sostegno socioeducativo, le strutture residenziali, eccetera. Gli uomini dove li troviamo? Vigilanza stradale, pronto soccorso, prima assistenza, salvaguardia del territorio, gli impianti sportivi e gli eventi sportivi e così via. Quello che vediamo per i volontari, lo potete osservare sotto, si ripropone anche per le istituzioni con solo lavoratori retribuiti. Cioè c'è proprio una separazione, una distinzione delle attività molto forte e molto netta. A questo punto siamo voluti andare ancora più a fondo in due specifici servizi. Abbiamo preso la disabilità e la non autosufficienza e gli abusi e le molestie per vedere se in questi casi cambiasse qualcosa. Per quanto riguarda appunto i servizi specifici di abusi e molestie, probabilmente proprio per la specificità di questo tipo di servizi che richiedono un ascolto attento delle donne vittime di violenza, vedete che è uno dei pochi casi in cui troviamo anche nelle istituzioni solo con volontari una prevalenza femminile, oltre poi che trovarla nelle istituzioni con volontari solo con lavori retribuiti e quelle miste. Per quanto riguarda la disabilità e non autosufficienza, ancora una volta nelle istituzioni con solo volontari prevalgono gli uomini e in quelle invece con lavoratori retribuiti e miste vediamo prevalere le donne, la prevalenza delle donne. Superato quindi, ben chiarito l'aspetto della segregazione settoriale, siamo andati a vedere se effettivamente il fenomeno dell'effetto del tetto di cristallo fosse presente anche nelle istituzioni non profit. E devo dire che ancora una volta non possiamo non rilevare che in realtà, nonostante le donne svolgano un lavoro estremamente qualificato nelle organizzazioni non profit, le leve del comando siano saldamente nelle mani degli uomini. Lo vedete nella punta delle piramidi, gli uomini appunto dirigenti imprenditori sono il 6,8 contro l'1,9 delle donne. Interessante però osservare come quando guardiamo le professioni intellettuali, scientifiche ad elevata specializzazione, la differenza tra uomini e donne non è così distante, siamo il 18,2 contro il 17,7. Non solo, le donne, guardate la parte verde, le professioni qualificate sono il 29,6 contro il 12,9 degli uomini. E non solo, guardiamo invece nelle professioni non qualificate, dove invece prevalgono gli uomini e non le donne. Allora, cosa c'è da dire? Ancora una volta, che nonostante il lavoro delle donne sia altamente qualificato, comunque quando si arriva a dover in qualche modo gestire, no, il comando, la direzione di questi organismi, ancora una volta sono gli uomini ad essere prevalenti. Quindi effetto di cristallo, tetto di cristallo. Andiamo a vedere il gender pay gap, andiamo a vedere se ci sono delle differenze nei salari e anche qua si ripropone lo stesso problema. Andiamo a prendere le istituzioni con solo donne tra i dipendenti, vediamo che la spesa media per dipendente è di 19.753 contro i 22.266 delle istituzioni dove hanno solo uomini tra i dipendenti. Quindi mediamente si spende di meno per le donne rispetto che agli uomini quando sono dipendenti. Andiamo a vedere le istituzioni a prevalenza femminile e a prevalenza maschile. Stessa cosa, perché la spesa media per dipendente nelle prime è 26.046 e nei secondi 28.463. Quindi non sto ulteriormente ad aggiungere, perché è evidente che si ripropone in questo caso un gender pay gap che ritroviamo anche nel volontariato, perché se andiamo a vedere i rimborsi spese delle volontarie sono sistematicamente più basse di quelli degli uomini, sia nelle istituzioni, vedete, dove ci sono solo donne tra i volontari, che abbiamo un rimborso spese di 204,80 euro, e invece dove ci sono solo gli uomini tra i volontari arriviamo a 269,82 euro. E se andiamo a vedere le istituzioni con prevalenza di uomini o con prevalenza di donne, ancora una volta queste differenze si ripropongono. Le donne 184 euro, 111 la spesa media per volontario per rimborso spese quando c'è una prevalenza di uomini.
mi avvicino alle conclusioni, volendo però sottolineare anche alcune differenze che riguardano il territorio. Per quanto riguarda il territorio, dal punto di vista del volontariato, che come vedete è sempre sistematicamente, no, a svantaggio delle donne, perché abbiamo detto partecipano di meno in questo settore, però non ci sono differenze dal punto di vista delle regioni, del territorio. Grosso modo i valori, li vedete lì anche nella tabella a sinistra, sono abbastanza simili. Invece la differenza c'è tra i lavoratori retribuiti. Ovviamente è sempre un rapporto donne e uomini a vantaggio delle donne, però vediamo che tendono a essere maggiormente occupate nel nord-ovest e nel nord-est, meno al centro e al sud. Per quanto riguarda le altre risorse umane, prevale invece il rapporto più alto donne e uomini, lo troviamo al centro. Siamo anche in questo, andate un po' più addentro per vedere le vocazioni settoriali dei territori, se ci fossero. Tra il volontariato, come vedete, la prima parte qui a sinistra, le uniche due barre che tendono a superare la linea rossa di riferimento, che è quella in cui diciamo si eguagliano, no, uomini e donne, è nell'istruzione e della ricerca per quanto riguarda il sud delle isole, come vedete, per la cooperazione e la solidarietà internazionale per quanto riguarda il centro. Andiamo sul fronte lavoratori retribuiti e vediamo che decisamente, vedete, i livelli sono più alti, rapporti donne e uomini sono più alti nei settori dell'istruzione, della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e la protezione civile, e vedete soprattutto nel nord-est, nel nord-ovest rispetto al centro, al sud, alle isole. Quello che ci interessa vedere nella parte bassa però di quella parte del grafico è che ci sono alcune specificità territoriali, tipo vediamo la religione che vede le due barre del nord-est e delle isole essere quelle prevalenti, il che non ci deve sorprendere perché se pensiamo ad esempio alla Sardegna, che spesso presenta proprio dei valori anche su altri indicatori, mi viene in mente uno, i tassi di fecondità, molto simili a quelli del nord-est, ci sono diciamo delle similitudini tra questa parte del nostro paese e il nord-est. E poi per quanto riguarda la cooperazione e la solidarietà internazionale, che vede una prevalenza del centro e del sud. Per concludere quindi, che cosa possiamo come possiamo tirare le fila da tutte queste riflessioni? Rifacendoci anche al tema del convegno, che è sfide e opportunità, direi che la grande opportunità è sicuramente quella di dire che il non profit è un canale importante per l'occupazione femminile. Questa è la grande opportunità. Dall'altra parte rimangono le sfide che ancora non siamo riuscite in qualche modo a superare o a fronteggiare in modo appropriato, e cioè la segregazione settoriale, e cioè le differenze salariali, e ancora questo mancato accesso delle donne ai livelli più alti del comando di queste organizzazioni, laddove invece continuano a prevalere gli uomini. Rispetto alle differenze territoriali, anche qui si evidenziano, non tanto per il volontariato quanto per l'occupazione, delle differenze di partecipazione, soprattutto legate ad alcuni settori. Di qui quindi cosa dire? Che sicuramente, se questa da una parte è una grande, importante opportunità per le donne, dall'altra lascia ancora aperti molti interrogativi su come poter effettivamente realizzare delle pari opportunità. Grazie. Scusami, 10 secondi. Io nel testo scritto lo sa, come prima cosa ringrazio la dottoressa Stefania Della Cueva dell'Istat, che ha collaborato con me a fare le slide, a reperire i dati. Poi nella fretta di entrare nella materia ho fatto una cosa che proprio di cui mi vergogno, non l'ho citata, la ringrazio pubblicamente, non so se è presente. La sintesi estrema che direi la relazione della collega De Rio è ça va sans dire, nel senso che proprio è venuto fuori quello che ci aspettavamo, cioè le donne hanno una forte segregazione occupazionale che ricalca, come dire, funzioni tradizionali attribuite al lavoro familiare e al lavoro femminile. Allora, adesso abbiamo finito col territorio e continuiamo col territorio, e Pavolini illustra una relazione che ha preparato col professor Ascoli. Pavolini insegna alla Università di Macerata, insegna politiche sociali e sociologia economica, e sentiamo cosa da dirci. Io cercherò di parlare in piedi con il microfono, ma visto che il microfono per adesso non c'è, tengo questo, così attiro la vostra attenzione, poi o inizia a funzionare
o mi stanco e mi metto seduto. Allora, intanto vi ringrazio per l'invito, ringrazio Massimo, Lori, per tutto quello che ci ha aiutato nelle elaborazioni, altrimenti la nostra presentazione sarebbe stata molto meno interessante. Scusate, ma funziona male, tanto vale che mi sieda intanto. Sarebbe stata molto meno interessante. Ringrazio l'Istat in generale, qui c'è una mia amica che ha sentito questa frase in tempi non sospetti, cioè Linda Laura Sabatini. L'Istat e Banca d'Italia, nella mia esperienza, sono due delle istituzioni in cui io mediamente mi sono trovato meglio per professionalità e disponibilità di chi ci lavora dentro, sicuramente più che l'università da cui vengo. Detto questo, il punto di partenza dell'indagine che abbiamo fatto io e Ugo, l'analisi che volevamo fare è la seguente. Sappiamo dagli studi sul welfare che ci sono profonde differenze nel funzionamento del welfare pubblico. Io sono di quelli che senza altro motivo dice che ormai purtroppo, e lo dico come fenomeno di scandalo, viviamo in due Italie sociali diverse come diritti sociali, e non c'è da andarne sicuramente fieri, e questo ci porterà sventure ulteriori in futuro se non riusciremo a tematizzare gli svantaggi soprattutto del Sud in termini di accesso di diritti. L'altro elemento di partenza da cui partiamo è che sappiamo bene che gli studi classici ad esempio sul concetto di capitale sociale, che anche l'Istat e altri hanno sviluppato nel tempo a partire da Putnam in poi, mostrano delle differenze nella diffusione delle organizzazioni. Il censimento per noi era un'occasione ideale non tanto per vedere o ripetere cose che in parte già sappiamo sulla differente diffusione o meno del non profit in Italia a livello territoriale, quanto sfruttare tutte le domande che avevamo nel questionario del censimento per capire meglio se ci sono differenze specifiche nei meccanismi interni di funzionamento delle organizzazioni. Cioè, fare non profit in alcune aree d'Italia piuttosto che altre cambia, e che cosa cambia? Per cui fondamentalmente le tre domande da cui siamo partiti è se il fenomeno varia a seconda del contesto territoriale e macro ripartizionale, per quali dimensioni è maggiore o minore l'omogeneità territoriale del fenomeno non profit in Italia e quali sono i principali cluster territoriali, cioè quali regioni, quali territori si assomigliano di più rispetto ad altri. Per semplificare abbiamo usato quattro strumenti, e cioè abbiamo preso per tutti una serie di indicatori che vi farò vedere fra poco, i dati a livello regionale medi, che sono la percentuale di organizzazioni che hanno una sola sede, ok, a livello regionale. Siamo andati a calcolare i coefficienti di variazione per andarci a fare un'idea di quanto fosse forte o meno la variabilità tra regione e regione del fenomeno. Siamo andati a vedere le differenze a livello di macro ripartizione. Abbiamo fatto cluster analysis gerarchiche poi sulle variabili più rilevanti per capire come si mettevano insieme le regioni. L'ultimo aspetto che, come dire, non apparirà in nessuna delle slide, ma vi do, è il seguente. Il censimento del non profit, quando si prendono i dati medi, come vi è stato detto oggi e sapete benissimo, in realtà nasconde cose molto diverse. Cioè andiamo da associazioni, a cooperative, a fondazioni, a organizzazioni che agiscono in un settore, in un altro, alcune prevalentemente basate su volontari, altre senza volontari, quindi è molto eterogeneo, e l'accusa può essere, trovi differenze fra le regioni, ma perché in parte c'è il rischio che stai comparando mele e pere. Quello che abbiamo provato a fare, qui il controllo non è usato in senso strettamente economico, è dire, ok, ma se io vado a rifare tutta l'analisi che adesso vi faccio vedere sul totale delle organizzazioni non profit, soltanto su quelle che usano volontari, poi vado a fare tutta l'analisi che vi faccio vedere soltanto su quelle che fanno sport, soltanto su quelle che fanno welfare in senso stretto, sociale, eccetera. I dati cambiano. Alla fine vi dirò se cambiano o meno. Queste sono le dimensioni che dal censimento abbiamo ripreso, cioè noi abbiamo confrontato i dati medi regionali delle nostre 20 regioni sulle caratteristiche del non profit in base a domande relative alla struttura organizzativa, qual è il modello di governo e di partecipazione dei soci dentro le organizzazioni, l'attività che vengono svolte e l'organizzazione dell'attività, risorse umane ed economiche e reti. Qui avete la batteria delle domande divise per dimensioni che abbiamo utilizzato. Non ve le sto a leggere tutte anche perché le vedrete fra poco. L'idea è stata, prendiamo ogni gruppo di indicatori relativi alle singole dimensioni e andiamo a vedere dove maggiore o minore la differenza fra regioni nella distribuzione di questi tipi di fenomeni. Le slide che vi faccio vedere adesso sono tre o quattro slide che sono organizzate in base a tipi di dimensioni in cui è maggiore l'omogeneità interregionale, cioè fondamentalmente i dati non cambiano da una regione all'altra e soprattutto da macro ripartizioni all'altra, dati in cui l'omogeneità
è abbastanza alta, ma non è altissima, dati in cui c'è una maggiore differenza regionale o interregionale. L'omogeneità massima, le reti, fondamentalmente, NP chiaramente sta per non profit, nel nord-ovest il 61% delle non profit dal censimento fanno parte di associazioni nazionali di secondo livello. Vedete che questo dato praticamente è simile, se andate a vedere nel nord-est cambia solo di un punto percentuale, nel sud è il 68 e nell'isola è leggermente maggiore, ma siamo lì. Tutte le quattro domande che noi abbiamo utilizzato, se volessimo, forse c'è una leggera differenza e maggiore relazione con le aziende e le istituzioni pubbliche nel nord rispetto al nel centro-nord rispetto al sud, però sostanzialmente a livello di reti quello che emerge a livello complessivo è che la rete che il non profit, che le reti che il non profit hanno con il resto del territorio o il numero di non profit che fanno reti non sono sensibilmente differenti fra di loro. I settori, diciamo, le dimensioni di attività e organizzazione delle attività e la struttura organizzativa, la vedremo dopo, anche la natura organizzativa, non si differenziano troppo territorialmente. Avete in corsivo e in neretto le situazioni in cui la dimensione territoriale tende a cambiare in maniera più forte. Ad esempio, soprattutto il dato più importante nella batteria di domande sulle attività che vengono fatte riguarda la continuità durante l'intero anno. Come vedete, mediamente nel nord, soprattutto circa i tre quarti delle organizzazioni non profit che hanno risposto al censimento è attiva tutto l'anno, se andate al sud siete a valori che sono leggermente sopra i due terzi, il centro si pone in mezzo. C'è una leggera differenza anche sotto il profilo delle attività ricreative di socializzazione, sono leggermente più diffuse nel nord-est e in parte nel nord rispetto al sud. C'è una maggiore invece incidenza, in parte, in questo caso è interessante, sia nel nord-ovest ma soprattutto nelle isole e poi nel sud, delle cooperative sociali di tipo A sul totale delle cooperative sociali. Però di nuovo, sotto il profilo dell'attività, sotto il profilo della natura giuridica delle organizzazioni, sotto il profilo dell'ambito territoriale di riferimento, non ci sono valori particolarmente alti che differenziano le organizzazioni. Risorse umane, modelli di governo, partecipazione e vedremo dopo risorse finanziarie sono invece le aree in cui le differenze diventano più marcate fra territori. Allora, un elemento interessante è quello che riguarda le non profit e il modello di partecipazione. L'elemento interessante al sud, se vedete, è che le non profit che svolgono, dichiarano di svolgere tre o più assemblee all'anno in cui si decide e si discute, sono nettamente più alte che al nord e al centro. Lo stesso, le non profit che dichiarano che almeno il 75% dei propri soci partecipano regolarmente ai momenti assembleari sono nettamente più alti al sud e alle isole, quindi al mezzogiorno, rispetto al centro-nord. Per inciso, non vi dico perché, sarebbero da approfondire, questa è una descrizione che vi faccio. Qualsiasi cosa io vi possa dire adesso sarebbe campata per aria, nel senso che dovrebbe essere basata su ricerche che in questo momento non ci sono. L'unica cosa che però vi posso dire è su una ricerca che ho fatto, che comparava il non profit in varie regioni italiane del sud e del nord in un settore specifico, che era il sociosanitario, è che questo dato torna anche da analisi più qualitative. Cioè, c'è magari una minore diffusione territoriale nel non profit al sud, ma il livello di intensità di attivazione interna tende a essere più forte, o può essere più forte. Quindi, questo è rovesciato e vedete che ci sono anche cambiamenti abbastanza forti su quello che riguarda le caratteristiche delle risorse umane. Tipicamente, dato interessante, al nord si trovano più spesso non profit con volontari rispetto al sud, siamo al 75% nel mezzogiorno contro oltre l'83-84% al nord, il centro è un valore intermedio. Ve lo farò vedere dopo, questa è una mia nota polemica regolarmente con l'Istat, se posso farla. Il Lazio, come vedrete, sporca il dato, sporca, già sto dando un giudizio di valore che non dovrei dare, scusate, è un lapsus freudiano, diciamo, distorce il dato di io, che sono marchigiano, dei toscani e degli umbri. Se voi togliete il Lazio dal centro, scoprite che il Lazio è un mondo a sé, ve lo farò vedere dopo, gli altri tre sono molto più simili al nord-est. Quindi, se potessi, per tutto quello che riguarda il welfare e non profit, farei nord-ovest, nord-centro, escluso il Lazio che è un mondo a sé e il mezzogiorno. E già vi ho anticipato un po' di cose che farò vedere dopo.
Quindi è appunto la Sardegna al centro o la Sardegna con il nord. Già anticipato quello che farò vedere dopo. Altro dato, non profit relativamente più ampia, cioè con un numero almeno pari a 20 volontari. Vedete che qui, di nuovo, le non profit con almeno 20 volontari sono più diffuse nel centro-nord. Laureati. I laureati sono molto più come incidenza forti al sud. Okay? Quindi il modello, di nuovo, vi riassumo cose che faccio vedere dopo, ma ve le dico adesso, così ci arriviamo prima. Non profit al centro-nord, quando li guardiamo sotto il profilo dei volontari, sono mediamente più grandi, sono mediamente più composte da adulti se non anziani, al sud e con livelli di istruzione differenziati, spesso medi, medio-bassi, che sono anche legati chiaramente all'età, al sud abbiamo non profit più piccole, con un'incidenza più alta di giovani e con un'incidenza più alta, spesso perché sono i giovani che entrano, di persone con alto livello di istruzione. Non deve sorprendere il dato sugli stranieri, cioè c'è un 5% di stranieri che sono negli organici, diciamo, delle organizzazioni non profit, rispetto al 5-6% addirittura nel centro o nel nord-est, contro il 2 del 4. Questo chiaramente è anche legato semplicemente alla differente distribuzione territoriale degli stranieri sul territorio. Se nel centro-nord sono molti di più, ci si può aspettare che siano maggiormente presenti. Un elemento interessante è l'ultimo, proprio perché invece non c'è differenza, cioè la percentuale di non profit che usa operatori retribuiti non cambia sensibilmente con il territorio. Risorse finanziarie. Anche qui non c'è nulla che ci stupisce, cioè alcuni aspetti su come si fa il bilancio non cambiano in maniera sensibile. Quello che cambia è che chiaramente, come ci si poteva immaginare, come in parte si sa da altre indagini fatte, che so, sulla cooperazione sociale piuttosto che l'organizzazione di volontariato, l'incidenza di organizzazioni con poche risorse è molto più forte nel mezzogiorno rispetto al centro-nord. Nel centro-nord sono circa il 30%, nel mezzogiorno sono circa il 40%. Il dato è leggermente rovesciato, anche se non così fortemente, nel nord, in cui praticamente regioni come Lombardia e Lazio, che sono un po' le due regioni forti di nord-ovest e centro, raggiungono spesso un 10-11%. Di organizzazioni che dichiarano di avere almeno 250.000 euro di entrata. Questo, di nuovo, nel caso del Lazio è chiaro: se molte organizzazioni del Lazio sono le organizzazioni di rappresentanza nazionale di organizzazioni molto più ampie, è chiaro che nel Lazio avremo una concentrazione maggiore di operatori retribuiti, organizzazioni più ampie e così via. Ugualmente è interessante notare la differenza fra organizzazioni che ricevono finanziamenti tramite progetti, che sono leggermente più alte al nord rispetto al sud, ma di poco, ma tra quelle che al sud ottengono progetti, i progetti incidono in maniera molto più forte sul totale dei finanziamenti che ricevono. Quindi, come dire, il grado di dipendenza per quelle organizzazioni che riescono ad avere accesso a finanziamento tramite progetto al sud è molto più alto. Prima di farvi vedere questo, anzi sì, ve lo faccio vedere e vi spiego di cosa si tratta. Questo è un giochino che abbiamo fatto io e Massimo. Allora, uno degli apporti più interessanti, secondo noi, della letteratura sul non profit degli ultimi 15 anni è chiaramente la relazione fra il non profit, la partecipazione e la capacità del non profit di integrare persone. Il concetto che più va di moda, è molto più va di moda è improprio dirlo, però uno dei concetti più usati è un concetto di Putnam che definisce e distingue le organizzazioni non profit in bonding e bridging. Cioè la domanda che Putnam si fa è la seguente: quanto un'organizzazione non profit, indipendentemente da quello che fa come attività, riesce ad essere un terreno in cui persone con caratteristiche socioculturali, socioeconomiche, socioanagrafiche diverse si trovano insieme? Cioè quanto il far parte di un'associazione di per sé sia un momento di crescita e di bridging, cioè di creare ponti fra le persone. Questo, diciamo, fino adesso studiare questo fenomeno è stato estremamente difficile ed era frustrante per una serie di ragioni, se poi volete ve ne parlo dopo. Il censimento ci aiuta in parte ad andare in questa direzione, perché il censimento è una batteria di domande in cui si chiede per i volontari quanti sono in percentuale maschi e femmine, appunto se sono stranieri, qual è la loro classe di età, come sono divisi i volontari per classe di età, come sono divisi per livello di istruzione, per condizione professionale. Nella sostanza, vi semplifico, io e Massimo abbiamo costruito un indice additivo in cui, ad esempio, abbiamo considerato un'organizzazione bridging o potenzialmente bridging, un'organizzazione che aveva tra il 40 e il 60% dei propri volontari di un genere piuttosto che l'altro, cioè che fosse ad esempio a livello di genere mescolata, che prevedesse la compresenza di stranieri e di italiani,
che prevedesse un certo tipo di distribuzione per classe di età, in modo tale che non ci fossero soltanto over 55 piuttosto che solo giovani, e lo stesso per le altre dimensioni sul livello di istruzione e così via. Nella sostanza, alla fine l'indice variava da 0 a 1, dove 0 significava potenzialmente un'organizzazione di soli uomini, italiani, over 55, tutti con la licenza media e tutti pensionati, ok, come estremo. A uno in cui uno si poteva immaginare una ripartizione al 50% maschi femmine, un 20-30% di giovani, un 20-30% di adulti, un 20-30% di anziani e così via. I dati medi, come vedete, ci dicono due cose. Uno, non c'è una forte differenza fra organizzazioni bonding e bridging a livello territoriale. Cioè, mediamente i valori si assestano molto più verso il bonding che verso il bridging. Siamo da 0 a 1 siamo a 0,3. Guido, ah no, pensavo che Guido volesse, preso dall'entusiasmo del grafico, dirci qualcosa, ma le perle ce le dirà dopo. Non ci sono forti differenze territoriali e fondamentalmente buona parte delle organizzazioni tende ad essere tendenzialmente più bonding che bridging. Quantità del non profit. Allora, come abbiamo visto, per molte dimensioni fondamentalmente noi abbiamo omogeneità. Quindi, quando ci domandiamo, quando noi qui diciamo quante sono le tre di non profit, abbiamo fatto una cluster analysis gerarchica con metodo Ward solo per le variabili in cui prima abbiamo visto che c'è differenza territoriale. Le distinzioni fondamentali sono da una parte quelle classiche, centro-nord e mezzogiorno, con due regioni che però si staccano e sono difficili da collocare, che noi abbiamo chiamato due regioni cerniera, Lazio e Sardegna. La Sardegna per molti aspetti ha caratteristiche tipiche del centro-nord, mentre chiaramente sulle risorse finanziarie è più vicina ad esempio al sud, al mezzogiorno. Il Lazio è un po' un mondo a sé, sia perché in alcuni casi è a cavallo, sia per la ragione che vi dicevo prima, essendo comunque Roma la sede nazionale di molte associazioni, tutta la dimensione delle risorse tende a staccare il Lazio di per sé, oggettivamente, naturalmente, da tutto il resto. Qui, tanto per darvi un'idea, non entro, se no facciamo le 4 e tre quarti e Gianni già mi guarda male adesso giustamente e mi dice che ho meno di 30 secondi per chiudere, vi potete fare un'idea, poi le slide le potrete rivedere, le possiamo discutere con calma, di che significa la collocazione delle varie regioni. Guardate il dato del Lazio sulle entrate con più di 250.000 euro. In genere l'8% dell'organizzazione del centro-nord senza il Lazio ha un tale ammontare di risorse, solo il 5,5% nel mezzogiorno, la Sardegna da questo punto di vista assomiglia al mezzogiorno, nel Lazio raggiungiamo il 12%. Per altri aspetti che sono la continuità dell'attività tutto l'anno, vedete che il dato sardo praticamente è in linea con quello del centro-nord ed è più alto di quello del Lazio e soprattutto del resto del mezzogiorno e così via. Questa tabella è stata fatta per esemplificarvi un po' i risultati delle variabili della cluster. Ecco, siamo alla fine, quindi concludo sostanzialmente. Ci sono molte somiglianze, chiaramente il gioco che io ho fatto alla fine è rafforzare le differenze, ma sono molti gli elementi di omogeneità territoriale per cui il non profit, rispetto a tanti altri aspetti della nostra società, risulta molto più simile che si vada dalla Sicilia al Trentino, anzi il Trentino Alto Adige no perché è un mondo se, dalla Sicilia alla Lombardia, di quanto appunto accade in altri fenomeni. Le differenze principali riguardano le risorse finanziarie più robuste al centro-nord, risorse umane più volontarie al centro-nord, ma più giovani distruiti in organizzazioni più piccole nel mezzogiorno. Qui c'è un punto di domanda, perché come vi ho detto la mia analisi descrittiva, occorre capire meglio che fare volontariato in regioni in cui ci sono tassi di occupazione che anche prima della crisi sono doppi, quindi c'è tutto il tema di quanto il volontariato si sposi o meno all'aspirazione di trovare un posto di lavoro, o serva per il curriculum, o serva per fare esperienza, e come questo interagisce, ma non era questa la finalità del lavoro e nei dati ce lo permettono. È interessante il fatto che al sud c'è più partecipazione ai processi decisionali dentro le organizzazioni che nel centro-nord. Il discorso su regioni cerniera e cluster ve l'ho già fatto. Ecco, l'ultimo punto, che è tutto quello che vi ho fatto vedere in generale su tutto l'universo del non profit, sostanzialmente regge uguale se andiamo a prendere solo le organizzazioni con volontari, se andiamo a vedere solo le organizzazioni che si occupano di sport, solo quelle che fanno attività culturali e ricreative, solo quelle che fanno attività di welfare. Cioè, fondamentalmente, anche andando a vedere sotto gruppi più specifici, il pattern fondamentalmente resta lo stesso. Vi ringrazio.
Allora, i tempi sono quelli che sono. Io intanto vorrei veramente di cuore ringraziare le persone in sala perché hanno assistito ad una maratona rapida, intensa, secondo me molto efficace anche però. E poi ringrazio i relatori che sono stati veramente bravissimi, almeno dal mio punto di vista. Abbiamo pochissimi minuti perché alle 4:30, cioè fra 6-7 minuti, in sala Loyola, il presidente dell'Istat, il professor Golini, che è qui di fronte, trarrà le conclusioni del convegno. Però mi sembrerebbe davvero un peccato mortale se non dessimo la possibilità di qualche intervento, sia pure stringato e breve, così come auspico che le risposte eventuali dei relatori siano non solo stringate e brevi, ma stringatissime e brevissime. Allora, qualcuno vuole fare qualche riflessione a voce alta su quanto abbiamo sentito? Anche insulti sono ammessi, mi sta dicendo. C'è il primo intervento. Se volete tirare qualcosa pure, purché insulti, non sia... Insulti, anche a me gli insulti. Fabiola, prego. No, Tranconetani no. Non mi permetto. Insulti anche in dialetto. Ho riconosciuto l'accento, però quella differenziazione dal Lazio non mi ha convinto rispetto alle regioni del centro. Vabbè. Io volevo fare una riflessione su il non mercato. Mi piace chiamarlo così. Non mercato perché evoca tante cose, cioè ci si differenzia dal mercato, viva Dio, e forse per fortuna, non lo so. Comunque mi piace sottolineare questo aspetto. Se qualcuno cerca un termine più adatto, a me viene questo, il non mercato, se non altro perché è collegato con un impianto statistico che dura da tanti anni, che è il sistema dei conti nazionali. E qui c'è una lunga tradizione americana che ha provato da tanti anni a stimare il non mercato e quindi tutte le misure collegate al sistema centrale dei conti attraverso la contabilità satellite del non mercato. E gli americani si sono spinti addirittura per settori del non mercato come l'istruzione, la sanità, eccetera, eccetera. Credo che sia un impianto interessante da seguire, soprattutto se vogliamo fare quella comparazione che ci suggeriva il professor Sgritta dei quattro vertici, come riusciamo a collocarli, che fino a prova contraria sono i vertici che contraddistinguono la nostra realtà. Quindi questo impianto che ci suggerisce un po' il sistema dell'SNA sarebbe interessante approfondire. Credo che l'Italia su questo abbia qualcosa anche da dire. Un'altra riflessione, e poi chiudo, è questo. Il termine valore aggiunto, ahimè, purtroppo evoca l'economia, perché valore aggiunto è di nuovo un termine che si usa in economia. Il termine valore mi piace di più, salvo il fatto che bisogna trovare un'unità di misura, che non siano i prezzi. E quindi su questo ringrazio molto tutti, perché ci avete dato degli spunti, anche se per esempio c'era qualche lavoro che già in letteratura era fatto, che usava il tempo come unità di misura, per comparare per esempio appunto le attività, per comparare quelle di mercato e quelle non di mercato. E anche questo forse potrebbe essere una riflessione futura, ovviamente non esaustiva, perché appunto nessuno al mondo ancora ha trovato un valore unico, un'unità di misura unica per misurare il non mercato, il non profit, eccetera, eccetera. Però insomma ci stimola. Grazie mille. Ti ringrazio della riflessione, credo che sia utile tenerne conto. Altre? Prego signora, non so il suo nome, lo dica eventualmente. Sono Cristina Garatti del Coordinamento Nazionale di Comunità di Accoglienza. Ciò che mi ha colpito tantissimo è stato... Guarda che c'è un microfono eventualmente. Ah. Ciò che mi ha colpito tantissimo è stato l'ultimo intervento rispetto a qualcosa che, come dire, che mi meraviglia.
le non differenze dei territori, perché rifacendomi per esempio ad altre ricerche, quelle sul welfare, di cui per esempio il professor Cotturi ha partecipato, mettendo in evidenza questo welfare meridionalizzato, ovviamente molto differente dagli altri territori, è chiaro che in quelle ricerche c'erano i servizi pubblici, quindi accanto al non profit c'erano anche i servizi pubblici, e dove si evidenziavano grosse differenze, mentre sul terzo settore non ci sono grandi rilevanze. E questo mi ha veramente stupito, e mi chiedo, ecco, che forse una riflessione di comparazione in tal senso l'Istat ci aiuterebbe, a noi organizzazioni del terzo settore, in particolare a quelli che lavoriamo al sud. Grazie. Altri? Avete il treno, non mi mancherebbe. Linda, tu hai alzato la mano. Linda Laura Sabatini, prego. Allora, intanto grazie, perché veramente è stata una sessione stimolantissima, molto interessante, quindi volevo solo così prendere qualche spunto delle cose che sono uscite per fare qualche riflessione e proporre qualcosa. Differenze di genere profonde. La sensazione che ho dall'analisi dei dati è che ci sono, è quasi come se fossero due mondi quello che emergono dal punto di vista delle differenze di genere. Sembrerebbe quasi che c'è una differenza di genere che è più forte che nel mercato del lavoro. Cioè, a naso sembrerebbe così. Dovremmo forse un pochino approfondirla di più a parità, questo poi è una cosa che voglio dire dopo, però questa è una cosa insomma interessante, perché mi ha particolarmente colpito che questo livello di segregazione probabilmente è anche più accentuato. La seconda cosa, le differenze territoriali profonde. Qui ci troviamo di fronte a un problema serissimo, ovviamente, che abbiamo, è inutile che lo dico qui, cioè noi abbiamo un paese in cui questa spaccatura col andare avanti della crisi, con la non uscita ancora della crisi, con la lunghezza che questa crisi ha, questa spaccatura col mezzogiorno sta diventando un problema serissimo, nel senso che in qualche modo la dicotomia si sta accentuando, e la disuguaglianza territoriale nel nostro paese ormai stanno crescendo sempre di più, perché il Sud ha iniziato a perdere occupazione fin da prima della crisi, da prima del 2009, prima degli altri, ha perso il doppio degli altri, si è allontanato progressivamente sempre di più, un pochino c'è un processo di rimozione su questo, non è che si affronti tanto. E purtroppo, se noi vediamo questi dati, il dato è un po' sconfortante, nel senso che a fronte di un livello in cui stavamo del no profit, che era comunque più basso già 10 anni prima, noi ci ritroviamo che l'incremento ovviamente c'è stato, ma è un incremento che è stato minore di quello delle altre zone, quindi anche qui questo ovviamente pone un problema, che si evidenziano anche delle fragilità all'interno, diciamo così, del mondo no profit del Sud, seppure anche alcuni segnali, diciamo, invece interessanti che metteva bene in luce lui nella relazione. Allora, quello che probabilmente a noi, secondo me, in questo momento ci serve di fare come salto è quello di andare a fondo da un punto di vista proprio dei diversi settori, no? Cioè di fare un'analisi specifica proprio per venire incontro al discorso che facevi tu all'inizio, mettendo in connessione famiglia, no profit, mercato, eccetera, no? I quattro. E probabilmente dobbiamo, dopo questa grossa panoramica di fondo su cui abbiamo cominciato ad affrontare alcune linee fondamentali, abbiamo bisogno di cominciare a prendere assistenza sociale, sanità, cioè gruppo per gruppo, in relazione proprio alle emergenze anche sociali che abbiamo, capendo come all'interno di ognuno di queste agiscono poi queste differenze. E quindi l'ultima cosa che voglio dire è che secondo me adesso si apre proprio la fase che per noi è fondamentale, Istat, quella del recepire il più possibile di quelle proposte, no? In qualche modo che già sono venute, di
miglioramento dell'informazione, di come tararla meglio, di come riuscire a ridefinire contorni anche un po' diversi. Abbiamo certe definizioni, ma questo non necessariamente ci deve vincolare, cioè noi possiamo pure, sulla base di quella definizione, trovarci poi il modo anche per cercare di cogliere meglio altri aspetti. Quindi veramente questo è il momento e è assolutamente benvenuto che sulla base di queste analisi, che secondo me dobbiamo continuare, ci possiamo dare un ulteriore appuntamento per andare a fondo per settore su queste stesse analisi che abbiamo fatto nel comitato che anche che ha organizzato questo convegno, secondo me se ne può assolutamente discutere e ragionare su come possiamo fare un salto di qualità ulteriore per capire meglio le cose. Io non posso che ringraziare particolarmente Linda Laura Sabadini, che in questo momento dirige il settore che si occupa del censimento non profit. La Svimez sono anni che insiste e denuncia l'apertura, l'allargamento di questo divario fra il nord e il sud, quasi una zattera alla deriva per alcuni aspetti, molto preoccupante perché, come si può dire, su tutto l'arco della contabilità statistico-sociale il sud è in una posizione, diciamo, di difficoltà, non voglio usare termini negativi o altro, ma di difficoltà e di distanza rispetto al centro-nord, che non sta benissimo rispetto al quadro europeo, intendiamoci. Quindi la situazione è ancora più preoccupante e non si esce dalla crisi se il sud rimane giù, questo sia chiaro. Però io credo che l'Istat abbia un grosso ruolo da svolgere, hai ragione. Il BES è stato un punto di avvio, credo che questi dati, queste informazioni possano trovare anche nel BES una collocazione, un arricchimento, quindi il discorso va proseguito. Sono certo, come dicevi tu, che se insistiamo anche con l'autorevolezza che l'Istat ha dal punto di vista della politica dell'informazione, forse qualcosa si riesce anche a ottenere, però certamente ci sono disinteressi, ci sono disattenzioni, distrazioni anche a livello governativo che sono molto preoccupanti da questo punto di vista. Volevi dire qualcosa? Sì, al quesito che poneva lei. Fabiola, qualche anno fa, nel 2011, per la Regione Umbria, ho condotto insieme ad un gruppo di ricerca un'indagine per la stima del valore economico del lavoro di cura e nel fare una ampia survey che riprendeva e partiva proprio dall'indagine Istat sui tempi, sull'uso del tempo, arricchiva di informazioni per poter arrivare a tale stima. Il primo titolo che io diedi al professor Sgritta, prima ancora di vedere il questionario, rispetto al tema che mi sarebbe piaciuto approntare, era proprio questo. Volevo stimare il valore economico del lavoro delle donne, sia volontario che retribuito all'interno delle organizzazioni. Ma nel censimento i dati fondamentali per fare questo non ci sono, perché sul fronte volontario purtroppo non ci possono essere, perché... Non ci possono essere perché non ci sono dati individuali, per esempio sul tempo che si dedica a determinate attività, così come anche sul fronte del lavoro retribuito mancano anche altre informazioni rispetto a quelle che sono caratteristiche individuali, che non possiamo reperire per il discorso che facevamo all'inizio, che i dati sono aggregati. Quindi, come dire, è sicuramente una linea interessante di lavoro, ma che purtroppo non può partire dai dati raccolti col censimento, bisognerebbe fare un'indagine ad hoc per questo. Sì, una sull'occupazione femminile, perché se da una parte sembra una cosa molto positiva che i tre quarti, ora insomma una percentuale molto alta di donne occupata, dall'altra mi chiedevo però, visto che il non profit in genere è un settore in cui le retribuzioni sono più basse, se questa non è un'ulteriore conferma che le donne vanno, diciamo, sempre a finire nei settori dove la retribuzione media è più bassa rispetto per esempio al privato. E la seconda è una domanda al professor Cotturri, perché mi ha colpito molto il fatto che il 60% delle organizzazioni non dava una mission e che il 67% di queste erano associazioni ricreative, culturali e sportive. Quindi una percentuale molto alta della rilevazione fa parte di queste associazioni che spesso nella mia esperienza sono palestre, locali. Quindi mi chiedo, dato che la percentuale è così alta, l'incidenza,
se questo non possa avere un po' falsato poi i dati della rilevazione in generale, perché il 60% non dà una mission e di queste quasi il 70% appartiene. Non so, da profana della statistica lo chiedo, non quindi. Ho inserito il grafico relativo al settore attività ricreative, sportive e culturali, in cui la non risposta è così rilevante, il 65%, no di più, il 67% di tutto questo settore non risponde. Questo vuol dire che l'interesse per queste mission in questo settore è limitato. Tuttavia sono sempre tante le istituzioni che in questo settore dichiarano, sono 64.000. Non ho messo gli altri settori perché lì si varia, per la non risposta, da meno dell'1% a poco più dell'1%, il che vuol dire che erano torte tutte di alta intensità di risposta, quasi interamente dedicate alla cosiddetta cittadinanza attiva, tranne una fettina quasi irrilevante. Allora diciamo, il risultato non è un'alterazione, perché dare il risultato statistico non significa niente. È chiaro che quell'enorme aggregato delle attività ricreative va disaggregato e nei vari ambiti ci possono essere differenze. Quello che ho fatto, oltre queste prime rilevazioni, risposta non risposta, è andare a vedere, qui ho preso tutti i settori, quelli che dichiarano che le fanno solo per gli associati e quindi di quel tipo di solidarietà mutualistica interna, sostegno ai propri, e quelle che lo fanno con un'apertura verso i diritti universali. Anche qui il risultato è interessante, perché sono parecchie quelle che si limitano, però restano ancora un numero molto rilevante che ho indicato in 103.000 istituzioni non profit in tutti i settori, che fanno un'attività che io chiamo di cittadinanza attiva in senso proprio, e poi bisogna vedere con che grado di autonomia, con quale sostegno pubblico, con quale sistema di relazioni con le imprese private, con le altre istituzioni e con le istituzioni pubbliche, creando quello che secondo me è la struttura base di una governance basata sulla politica di sussidiarietà. Ma questo è un discorso da fare. Ho solo individuato gli elementi strutturali per cominciare a farlo. Brevissimo, io sono Guido Memo. Due considerazioni sulla relazione di Emanuele e sul dibattito che hai seguito, che mi passa molto interessante. Posto che la differenziazione nord-sud, insomma, dagli anni 50 ad oggi più o meno è rimasta così, se poi ci sono state delle politiche nel periodo di dominio della Lega che hanno avuto un impatto negativo sul sud, questo è il risultato. Poi, in questi anni noi vediamo in Italia e in Europa che ci sono state politiche che continuano a premiare le zone forti e non quelle più deboli, quindi non poteva essere diverso. Prima considerazione. Secondo, però, guardare i dati di luglio, che danno una crescita molto intensa del non profit nelle regioni del centro nord, ci sono delle cose che io francamente non capisco. In Puglia, viene fuori, conosco bene la Puglia, che la crescita dei volontari a fronte di una crescita nazionale che è oltre il 40%, in Puglia sarebbe stata solo del 2%. C'è qualcosa che non funziona. Nella rilevazione è impossibile, assolutamente impossibile. Quindi mi chiedo, anche a proposito della differenza tra il primo e il secondo censimento di cui ci parlava Pierpaolo stamattina Barbetta, su quelle non rilevate, se qualcosa lì non ha funzionato. E potrebbe cioè incidere comunque nella differenza nel non sud, ad esempio una minore efficienza della macchina amministrativa, ad esempio nel costruire i registri. Probabilmente è inciso nella crescita del centro nord l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale, perché sono stati aperti tutti i registri, ma sono stati aperti soprattutto nel centro nord, nel sud molto meno. Quindi può darsi che ci sia anche un dato falsato, però la cosa più... Ecco, io credo che c'è di più. Se parlo della Puglia non c'è di certo una crescita solo del 2% e nel resto d'Italia del 48%, non sta in piedi proprio. In termini politiche sociali nel mezzogiorno è quella che ha fatto più politiche sociali, quindi c'è qualcosa proprio che non, nella rilevazione.
che ci fa, come dire, pensare, secondo me, che la situazione comunque nella differenziazione, perché la differenziazione comunque è storica e c'è stato un recupero negli anni, direi, da parte del Mezzogiorno, ma siamo sempre da 1-2, insomma, dal punto di vista della diffusione della partecipazione. Le cose però che diceva Emanuele sono estremamente incoraggianti e interessanti, e riprendono altre cose che con Massimo avevamo discusso a settembre a Espanet. E sono veramente, se tu consideri il terzo settore non come una conseguenza della civiltà, ma anche come un presupposto per uno sviluppo ulteriore di uno Stato diverso, partecipato anche di uno sviluppo, lì hai una potenzialità rilevante, perché se è meno il terzo settore, è un terzo settore più dinamico, più vivo, è una risorsa fondamentale per uno sviluppo diverso del Sud. Credo che la relazione di Emanuele abbia, e con i dati anche di Massimo, abbiano messo in evidenza un dato di grande rilevanza invece. Sì, chiudo veloce su una serie di riflessioni. Sì, dovremmo fare degli approfondimenti, sicuramente, però già abbiamo provato a fare a livello di settore. È chiaro che in questo caso la limitazione è stata, abbiamo usato soltanto tabelle, ad esempio non abbiamo potuto usare più di tanti microdati, metterci le mani dentro, come diceva Linda, sarà un passo da fare. Attenzione, come dicevo prima, noi ci siamo occupati delle dimensioni delle dinamiche interne e interorganizzative. Noi ci siamo non abbiamo studiato la diffusione del fenomeno di cui sappiamo dati, sono stati mostrati questa mattina. Il tema fondamentale al Sud è c'è meno, fra virgolette, terzo settore, ma appunto alcuni elementi ci dicono che poi all'interno le dinamiche organizzative sono più vive, sono anche più vive o sembrano anche più interessanti per ripartire. È chiaro che se io prendo alcuni settori specifici, cosa che non ho fatto qui, ad esempio le cooperative sociali, lì le differenze sui modelli di regolazione e quindi le differenze fra nord e sud emergeranno in maniera forte. Quindi occorrerà sicuramente lavorarci. Per quello che diceva Linda, sono d'accordissimo con lei, con le proposte. Uno, detto, Fiorenza l'ha detto in maniera gentile, io lo dico in maniera forse meno gentile, per carità, limitiamo l'uso della stima dei volontari a partire da questo censimento. Non lo possiamo usare questo censimento per stimare quanti sono i volontari. Da questo punto di vista è molto... Ecco, una proposta che ti faccio al di là qua. Nella multiscopo sarebbe estremamente interessante, accanto alle domande sul volontariato, come dicevo prima, mettere una domanda, che lì si chiede, le domande si fanno alle persone, a quante organizzazioni si appartiene. Cioè è dalla multiscopo che noi possiamo capire qualcosa di più sulla multiappartenenza e quindi magari usare quello per cercare di stimare quello che questi dati ci dicono. Quindi oltre a lavorare più a fondo qui su vari aspetti, direi se potete nella multiscopo aggiungete un blocco, uno di questi anni, di domande aggiuntive su per capire meglio che significa fare volontariato. L'ultimo aspetto sul territorio, la fragilità del Sud, sono d'accordissimo, chiudo con una battuta polemica, non per chi sta qui. Gianni parlava di distrazione a livello governativo. Beh, non c'è male col Sud che sta crollando non averci più un ministero per la coesione territoriale. In un momento in cui il Sud va a fondo, uno può cambiare i ministri, può cambiare quello che vuole, ma non averci in questo momento un riferimento specifico su questo è come se dicesse non abbiamo il ministro per il mercato del lavoro. Un paese che ha raddoppiato i tassi di occupazione. Con questa battuta allegra, chi ha ripreso chiaramente, ha sviluppato un concetto che Gianni Scritto aveva in mente, quindi sono stato un araldo del concetto di Gianni Scritto, ma manco per sogno, dice lui. Vi saluto e da parte mia vi ringrazio. Grazie a tutti.